Che pochi secondi fa c'è stato questo regalo che i tifosi della Fortitudo hanno voluto fare a Claudio Sabatini, gli hanno restituito in modo chiaramente solo virtuale Belinelli, e Sabatini l'ha presa molto bene, come vedete, a dimostrazione che c'è tanta ironia, ci sono gli sfottò, ma c'è anche tanta serenità alla vigilia di questo derby, lo potete capire dal sorriso di Claudio Sabatini. Fra l'altro la Fortitudo affronterà questo derby dietro la Virtus in classifica, però da gran favorita, ed è forse la prima volta nella storia di questo derby che questo succede. Adesso stiamo parlando di una partita fra i campioni d'Italia in carica e una neopromossa, questo va ricordato, ma va anche ricordato che si tratta del derby e quindi tutti questi discorsi rischiano di essere pura accademia. La squadra di Repeci ha giocato in settimana in Eurolega e secondo lo staff tecnico Fortitudino questo potrebbe essere stato un bene, visto che la squadra è stata lontana dalla pressione che questo derby in città comporta. Non c'era Sani Becirovic in Eurolega, un disguido col bagaglio non gli ha permesso di avere a Strasburgo il suo preziosissimo plantare oltre alle scarpe, e Repeci l'ha voluto risparmiare, ma oggi ci sarà e sarà al 100%. Non ci sarà Fulz in casa Fortitudo, ci sarà invece Ken Lessi che rientra disponibile dopo quasi un mese e mezzo dalla partita di fine ottobre a Roma. Ken Lessi non gioca, è sempre andato a referto ma non ha mai messo il piede in campo. C'è un problema Blutenthal invece in casa Virtus, non si è allenato tutta la settimana per una botta al costato. Ken Lessi fermo da 40 giorni, ha permesso però a Zane Markowski di schierare per più minuti il gringo Andres Peluzzi, cosa che gli ha permesso delle interessanti soluzioni di tipo tattico. Andiamole a vedere con l'aiuto della nostra Lavagna cosa ha permesso di fare questa situazione a Markowski, cioè di cambiare su tutti i blocchi. Lo vedete Peluzzi in questo caso nella partita contro il Montepaschi, si occupa di Benjamin Eze perché in teoria questo è il centro della squadra bianconera, però è già pronto al primo cambio e vedete che si va a occupare di Woodward. Si occupa di Woodward, ma gli occhi sono già su dov'è la palla, su Stonrook, sempre con un occhio verso Eze, tornato sul suo uomo, ma anche pronto a andare a sistemare la cattiva difesa, in questo caso di Milic, e andare a chiudere la linea di fondo. Questa è una soluzione molto interessante per la Virtus, con tanti uomini intercambiabili che possono cambiare praticamente sempre, però ci vuole la presenza di un grande difensore e di un grande lettore degli attacchi avversari come Andres Peluzzi perché questo possa succedere. Guardate qui, dopo il tiro sbagliato di Blutenthal, il primo a rientrare è proprio ancora Peluzzi, che rallenta il contropiede di Siena, e lui stesso a forzare questo passaggio, a evitare una facile conclusione per Justin Hamilton, ed è lui stesso ad andare a recuperare la palla poi sul banale errore lungo la linea di fondo da parte di Siena e di Dwayne Woodward in particolare, che di fatto consegnerà la palla a Peluzzi. I numeri anche premiano questa soluzione da parte di Zare Markowski. Le prime 5 partite, quelle in cui Peluzzi giocava meno, la Virtus ha preso 89 punti di media, ha subito 84 punti di media, .8. Nelle successive 5 ne ha subiti meno di 78, senza pagare troppo a rimbalzo, solo un rimbalzo e mezzo in meno preso, e guadagnandoci invece per quanto riguarda le palle perse. Spesso dagli infortuni può nascere una soluzione nuova, un equilibrio nuovo, Davide. Sì, questo può essere un aspetto importante, sottolineato bene tu Peluzzi, un jolly difensivo molto importante per la Virtus, un giocatore che può cambiare, può aiutare, soprattutto è molto bravo a leggere le situazioni e andare a dare quell'aiuto decisivo ai suoi compagni. Questo sicuramente mette molta tranquillità ai suoi compagni. Chiaro che adesso rientra Lessi, un uomo in più nella rotazione, un ottimo rimbalzista, un giocatore che sotto canestro può avere la sua importanza per Markowski. Sarà una giornata particolare anche per Nate Green, elemento essenziale di questa Fortitudo, la sua presenza in campo è sempre fonte da pressione per le difese, per gli attacchi avversari. Andiamo a vedere perché. Cominciare per puntarlo col suo uomo, però comunque è un giocatore che difensivamente può fare la differenza per la Fortitudo. Staremo a vedere dunque, perché si tratta di una partita che per sua natura prescinde dalle questioni squisitamente tecniche. Repeci lo sa molto bene, visto che si è già giocato un derby, l'ultimo, quello del marzo 2003, lo ha vinto, ma 3 giorni prima aveva perso una importante partita di Eurolega contro Siena. Al microfono di Claudio Angiolini ci spiega come ha fatto tesoro. Per il derby a chiudere una mattinata cominciata molto presto per i tifosi bolognesi prima di questo derby. Finalmente è tornato, 987 giorni dopo Bologna torna ad avere due torri anche nel basket. È tempo di derby, clima mio, caffè Maxim, Fortitudo Virtus fra pochissimo alla Pala 2. Buongiorno a tutti e benvenuti a questo mezzogiorno di gran gala, derby numero 96 a Bologna, il primo a giocarsi di mezzogiorno.
davanti agli occhi di tanti tifosi, eccellente, valido non solo per scatenare discussioni e prese in giro da bar, ma anche e soprattutto valido per la classifica. Gli incredibili ragazzi di Marcoschi non perdono dal 27 ottobre, 40 giorni fa a Roma, quando la Virtus incappò nella seconda e ultima sconfitta della sua stagione. Marcoschi rimanda in quintetto Fabio Di Bella con Milic, English, Dreyer e Ken Lacy, che torna titolare proprio da quella partita lì, dopo i problemi muscolari che lo hanno angustiato. Non c'è Blutenthal in partenza per la Virtus. Blutenthal non si è allenato per tutta la settimana per una brutta botta al costato subita domenica scorsa. Vuole giocare a tutti i costi, però chiaramente la sua condizione non è al 100%. Questo Zare Marcoschi, tre stagioni ad Avellino. Lui partecipò all'arrivo di Teoman Alibegovic a Bologna nel 92, quando Alibegovic con una partita fantastica salvò la Fortitudo dalla retrocessione. Fu lui a intercedere, diciamo, per far arrivare Teoman Alibegovic a Bologna. Quindi c'è questa affinità anche fra i due allenatori. La Fortitudo oggi parte con Geris, Bellinelli, Mancinelli, Bagaric e Lorbeck, Becirovic in panchina, ma al 100%. Dopo non aver giocato a Strasburgo, Jasmin Repeš ha cercato in tutta la settimana, così come Marcoschi, di togliere pressione sulle due squadre. Ha dichiarato: una buona squadra vince il derby, una grande squadra vince il derby, ma anche la partita prima e quella dopo. Questo è stato il problema della Fortitudo per tanti anni, spendere troppe energie per giocarsi questa partita, che comincia adesso agli ordini di Cicoria, Cerebuk e Quacci. La prima palla sarà gestita dalla Virtus, dopo che il tocco di Bagaric è finito direttamente oltre la linea di fondo. La rimessa è di English per Milic, molto importante l'inizio di questa partita, perché sicuramente tutta la pressione sulle spalle della Fortitudo, e Davide, da questa prima azione si nota come la Caffè-Maxime sia partita più leggera. Sì, beh, sicuramente più leggera, è quasi una rarità. Comunque la Fortitudo è molto favorita in questo derby, i suoi tifosi non solo vogliono che battano la Virtus, ma che la strabattano, per cui c'è ancora un po' più di pressione aggiuntiva. Sono due squadre abbastanza giovani, specialmente la Fortitudo, io credo che per la squadra di Repeš all'inizio sia molto importante. Ha iniziato molto bene Carl English, uno degli uomini più discontinui della Caffè-Maxime di quest'anno. Sta crescendo comunque a poco, dopo le incertezze e le difficoltà del suo inizio, della sua avventura italiana. Palla sotto per Erazen Lorbeck, proprio contro English. Ottima lettura della Fortitudo, punito il mismatch, primi due punti per Lacrima Mio. Ottima lettura, e credo che dovrà leggere tutta la partita la Fortitudo, perché con questi quintetti molto adattabili Marcoschi può praticamente far cambiare su ogni blocco i suoi uomini, è successo anche adesso, per cui spesso ci saranno mismatch come quello appena visto. Di Bella contro Keewayne Geris, poi English perso da Bellinelli, si alza ancora Carlinici, non va, lavora bene Mancinelli a rimbalzo, c'è la spinta di Dreyer, Cerebuk la vede molto bene, primo fallo del derby ad opera del giocatore danese. E English molto coinvolto dall'inizio, un giocatore che ha avuto qualche problema di adattamento, adesso si sta inserendo sempre di più, si è sbloccato anche offensivamente a Livorno, per cui un giocatore importante per Marcoschi, è partito subito molto forte. Geris sulla pressione da parte di Fabio Di Bella a trovare Mancinelli per una giornata molto importante, il primo derby della sua carriera da capitano della Fortitudo, e qui a Bologna davvero non è una cosa da poco. Si butta dietro Keewayne Geris, porta a casa il fallo di Fabio Di Bella, la rimessa per Marco Bellinelli contro Carl English. Inutile dire quanto sia una giornata particolarissima invece per il giovanissimo giocatore prodotto della Virtus, ma che si sta scatenando in questa stagione soprattutto, ma anche l'anno scorso in maglia Fortitudo. Rimbalzo di Marco Milic, uno dei migliori rimbalzisti del nostro campionato, soprattutto in attacco. La palla è per Di Bella, Milic, altro ex di giornata. La palla è per English, ora blocco di Ken Lacy, poi si apre per ricevere. Lacy consegnato per English, che viene molto coinvolto dalla squadra di Marcoschi, proprio per mettere in difficoltà Marco Bellinelli, e English sta rispondendo, e come? Sì, sta rispondendo con grande aggressività. Qui vediamo la parte finale, Bagaric non ha seguito Lacy, che non è pericoloso al tiro, però problema con questo passaggio consegnato, che praticamente è diventato come un pick and roll, ha lasciato una linea di penetrazione per English, poi in ritardo ha dovuto commettere fallo. Sbaglia il tiro libero il giocatore canadese, due doppie cifre in questa sua stagione, ma dopo la partita da 17 punti, con una partita da 17 punti e 5 su 7 da 3 a Livorno per il giocatore che comunque ha iniziato molto bene questo derby, praticamente ha gestito tutti i palloni offensivi finora della squadra di Zare Marcoschi. Il palleggio ora di Keewayne Geris, movimento di Mancinelli inseguito da Christian Dreyer, palleggio di ancora Geris prolungato, aiuto di Milic che poi resta con Bellinelli, continua a cambiare la difesa di Marcoschi, palla sotto ancora per Lorbeck, la pressione di English che prova a far sentire comunque il fisico, sporca il pallone, Geris in emergenza
distanza, poi arriva Lorbeck, non trova il canestro, lo trova Dalibor Magaric. Gran lavoro difensivo sui cambi da parte della Virtus, però la Fortitudo in questo caso ha sfruttato la maggiore altezza media dei suoi giocatori. Sì, questo è l'altro aspetto, chiaramente la Virtus è un po' più leggera sotto, specialmente con Milic numero 4, è benedetto essere un grande rimbalzista, però Magaric e Lorbeck sono più alti. Kellesi va a ricevere il fischio di Giampaolo Cicoria contro, direi, Dalibor Magaric. Poi andiamo a rivedere l'azione precedente, il fallo intanto di Lorbeck. Lorbeck sbaglia il tapin, però c'è dominio in questo caso a rimbalzo da parte della Fortitudo. Il problema per Markowski, si chiama Dalibor Magaric, il ritorno al 100% da parte di Kellesi potrebbe essere davvero una buona addizione per la squadra del presidente Sabatini. Eccolo Kellesi sullo scarico di Marco Milic, che è molto bravo, appena trova lo spazio per andare sulla linea di fondo Milic è bravo sia andare a un tiro di potenza o a questo scarico. La Fortitudo in attacco deve, sì, la Fortitudo deve leggere meglio la difesa, quando sono i cambi devono essere pronti lunghi a bloccare il proprio uomo e non quello che marca per esempio Bellinelli o comunque la guardia che esce. Bellinelli che sbaglia il tentativo da tre, il primo della sua partita. English sotto per Lesi, la finta su Bagaric, va fino in fondo, evita la stoppata ma non trova il canestro. Milic a rimbalzo d'attacco, la finta su Bagaric, Marco Milic, il canestro dell'ex. È molto presente, ben detto, uno dei migliori rimbalzisti offensivi, rasenta i due metri, però ne prende più di quattro a partita, sono tantissimi, ha fatto vedere perché. Sesto rimbalzista offensivo del nostro campionato e come Davide faceva notare, per un giocatore che non arriva ai due metri è davvero una statistica impressionante. Fischia Cicoria, si arrabbia English, si arrabbia un po' anche Cicoria che va subito a parlare con il canadese. Gli arbitri soprattutto all'inizio devono badare a tenere in mano la partita. Sì, anche perché comunque fino adesso c'è stata molta correttezza anche sugli spalti, sfottò però niente di più, anzi molto divertente, però è una partita che può prendere fuoco in un attimo perché è giusto che gli arbitri all'inizio diano dei segnali ai giocatori. Lorbeck finta il tiro, Milic lo battezza e Lorbeck lo punisce, tripla di Erazem. Lorbeck è la Fortitudo dei giovani, ma è la Fortitudo dei giovani già un po' esperti, perché ormai da un paio d'anni la squadra di Jasmin Repeša punta su questo tipo di giocatori. Lorbeck sembra non sentire la pressione, ha tirato con la mano morbidissima. Dreyer si pensa per un attimo, poi si alza per il tiro, perde ritmo e non va, rimbalzo di Dalibor Magaric. Garris prova a correre ma viene fermato da Di Bella, si alza lo stesso da tre punti Key Wayne Garris. La Fortitudo si sta scrollando la pressione di dosso e ognuno sta dando un contributo. Sì, soprattutto sta cominciando a muoversi in velocità, a prendere anche queste transizioni, tiri da tre punti, un po' la sua caratteristica, correre, trovare soluzioni veloci, prendere anche molti tiri da tre. La palla da Di Bella, Alessi, Dreyer, linea di fondo, palleggia questo tiro molto ben giocato, attento Bagaric, ma ancora Milic dal nulla a strappargli il pallone, poi ad attaccarlo, scarico ancora per Alessi, in difficoltà l'ex reggiano, le sue finte, poi il tiro che non va, in precedenza il fischio di Cerebuk, infrazione di passi, pronti due cambi per Zare Markowski, fuori Ken Alessi, che ovviamente non può essere dal punto di vista della condizione al 100%, dentro Chris Legg, dentro anche Andres Pelussi e fuori Dreyer, quintetto partito adesso per Markowski che torna un po' all'origine. Pelussi gioca da numero 4, Markowski ha bisogno comunque di un uomo grande contro Bagaric. Sì, di presenza, poi come abbiamo detto un grande difensore, può aiutare molto, anche lui può continuare a cambiare sui piccoli, sulle uscite dai blocchi e sui pick and roll, per cui adesso più la Fortitudo che deve adattarsi a questo quintetto atipico. La Virtus è molto brava a sfruttare questi quintetti atipici, ne ha tanti ed è molto brava. Secondo fallo per Fabio Di Bella, subito pronto su un cubo di cambi Nacho Rodiglia, il giocatore spagnolo, un altro che non ha vissuto mai finora quest'anno in una perfetta condizione fisica, sempre qualche acciacco per l'ex giocatore del Diavellino e del Pamessa di Valencia. Intanto ha già esaurito il proprio bonus la Caffè Maxime, quindi Razem Lorbeck va in lunetta. L'uscita di Di Bella per due falli è piuttosto preoccupante per Markowski, visto lo splendido stato di forma dell'ex biellese, che nelle ultime due partite ha totalizzato 38 punti totali contro i 56 collezionati nelle precedenti 8, con 11 su 16 da 2, 2 su 3 da 3. Rischia magari di uscire un po' dalla partita con questi due falli prematuri. Sì, dopo quasi 5 minuti è un po' presto, un giocatore che dà molto ritmo, dà molta anche iniziativa offensiva ultimamente per Markowski, può essere una perdita, però comunque Rodiglia è un giocatore molto esperto, di caratteristiche diverse. Zona per Repeša, la zona che tanto ha fruttato nella partita infrasettimanale di Strasburgo. Pelussi palleggia il resto e tiro, questo ha giocato centro fino a una settimana fa. L'altro centro, Chris Lang, perso questa volta dalla difesa bolognese. Comodo rimbalzo in attacco della Caffè Maxime, che è la seconda rimbalzista, seconda squadra per rimbalzo in attacco del campionato, e lo sta dimostrando. -2 per la Virtus.
Mancinelli fa buttarsi dentro, Bellinelli si prende il suo secondo tiro e questo non lo sbaglia, impressionante autorità di Marco Bellinelli, sotto pressione per tutta la settimana visto il suo passato, ha cominciato questa partita come se fosse la più normale del mondo, ancora zona, la Fortitudo ma una zona un po' pigra per la verità, comodo tiro per English che non va, rimbalzo di Lorde che corre, Keywayne Gerrits, Rodini a frenare il contropiede della Fortitudo, poi riaccelera Keywayne Gerrits a portare a casa il fallo di Nacho Rodiglia, Keywayne Gerrits per il momento sta mettendo in serie difficoltà i due playmaker della squadra avversaria. Sì, quindi vediamo fra l'altro la penetrazione e l'ottima lettura prima che il tiro di Bellinelli, ovviamente era uscito sul primo blocco della doppia uscita, c'era l'anticipo su di lui, c'era stato il cambio per cui è corso completamente dall'altra parte del campo ed è stato bravo Mancinelli a pescarlo. Time out in campo con la Fortitudo a più 5, 14 a 9, 5 minuti poco più giocati in questo derby. Il derby è sempre una gara particolare, sono tantissimi gli episodi che hanno caratterizzato la storia di questi derby. Per esempio questo, credo che sia il più famoso, il famoso tiro da 5 punti, da 4 punti chiedo scusa, di Sasha Danilovic, gara 5 al Palamalaguti, finale scudetto 98. La Fortitudo di Piero Scansi a 17 secondi dal primo scudetto della sua storia perché ha più 4. Triple di Danilovic, fallo di Dominic Wilkins, parità e 14° scudetto alla Virtus. Davide, è difficile pensare ad una frustrazione più grande per un tifoso, forse anche più grande di quella provata dai tifosi del Milan ad Istanbul. Pazzesco, sì, un canestro incredibile, un'ingenuità se vogliamo di Wilkins, il contatto c'era, non c'era, però lì devi star lontano. Poi fra l'altro venivano da una gara 4 dominata dalla Fortitudo e poi persa, per cui una super beffa quell'anno, per cui veramente uno dei finali più incredibili che io abbia mai visto sul campo da basket. E se lo ricorderanno bene i 140 tifosi della Virtus presenti qui al Paladozza, del resto gli abbonati della Fortitudo sono 4.800. Il Pala Land Rover, la Land Rover Arena, chiamiamola col nome di quest'anno, ne tiene 5.400, difficile pensare a un numero di biglietti superiore per la tifoseria avversaria della Virtus. E allora Claudio Sabatini ha messo in piedi un'asta su internet in modo che debba poter raccogliere più fondi possibili vendendo questi biglietti. Poi gli oltre 13.000 euro raccolti sono stati devoluti all'associazione Papa Giovanni XXIII di Don Benzi, 92 euro di offerta media contro il prezzo base di 28,50 euro. C'è un tifoso che ha pagato addirittura 2.000 euro per vedere il derby e per fare un po' di beneficenza. A segno dalla roulette con un tiro libero su due, Erazem Lorbeck più 6 Fortitudo e ancora zona per la squadra di Yasmin Repes, Rodiglia dentro per Leng, ottimo taglio di Chris Leng, pescato molto bene da Nacho Rodiglia. Ottimo taglio, bellissima palla di Rodiglia che ha fatto finta di passarla da un'altra parte, poi ha scaricato per il taglio del suo lungo. Quando la Virtus riesce ad attaccare con pazienza trova buone soluzioni anche contro la zona. Il pallone adesso per Keywayne Gerrits contro Nacho Rodiglia, ancora il blocco di Bagaris per Bellinelli che si alza, questa volta forzato, rimbalzo controllato da Nacho Rodiglia, aiutato da Marco Milic, Virtus che prova a correre ma la Fortitudo è molto attenta a non concedere contropiede a questa squadra. Pick and roll fra Rodiglia e Leng, letto con ampio anticipo da parte di Keywayne Gerrits, ancora Bellinelli in transizione, rinuncia al tiro fuori per Lorbe che la Fortitudo, non, visto che non c'è contropiede, vuole ricominciare, poi si alza Mancinelli, tripla anche per Stefano Mancinelli, si iscrive lui anche lui a questo derby e poi il furto con schiacciata per Dalibor Bagaric. E questo anche psicologicamente può far male alla Virtus, ha completamente coinvolto il pubblico se ce n'era bisogno. Comunque brava la Fortitudo, non si ferma ma attacca anche in transizione, l'abbiamo visto prima, Bellinelli rinuncia a un tiro, Mancinelli comunque attacca, prende una tripla e poi Bellinelli prova ancora a portare pressione su Rodiglia, c'è il fallo da parte di Bellinelli, questo invece è il furto con scasso da parte di Dalibor Bagaric sul rientro di Stefano Mancinelli, poco dopo un contatto fra Rodiglia e Bellinelli, il fallo è del giocatore del Fortitudo, poi un infortunio per Nacho Rodiglia per il quale c'è bisogno dell'intervento dello staff medico della Virtus. Rodiglia ancora un po' claudicante, non una buona notizia per Markowski che è già di bella con due falli, intanto è uscito Marco Milic e viene messo in campo David Blutenthal, considerando che in questa partita finora la Caffè Maxina ha dovuto fare a meno di uno che è solamente il secondo marcatore del nostro campionato, possiamo aspettarci comunque che la Caffè Maxina possa tornare in campo. Rodiglia deve essere cambiato perché è entrato il dottore per la Caffè Maxina e debutta nel derby Simone Bonfiglio, classe 1988, il piccolo playmaker delle giovanili Virtus, già visto per la verità la prima giornata di campionato al Forum contro l'Armani Jeans. E Markowski dimostra che derby non ha paura a mettere giocatori qui
quella fiducia, fa bene. Adesso vedremo l'inizio di Blutenthal, c'è Mancinelli su di lui che ha le gambe per riuscire a stare con lui. Eccolo Blutenthal, subito isolato contro Stefano Mancinelli, che ha cominciato bene il derby in una fase della stagione in cui per la verità non è in grandissima forma. La palla è per Carl English, un po' fermi questa volta i giocatori della Virtus. Deve alzarsi English con un tiro difficilissimo, canestro pesantissimo di Carl English, che poi alza le mani facendo segno 3, facendo arrabbiare un po' il pubblico. Pesantissimo per English, perché è un momento difficile per la Fortitudo che è in campo, per la Virtus che è in campo il terzo playmaker. Ha tratto un canestro d'oro da parte English, che sì, chiaramente punito immediatamente dalla penetrazione di Garris con il fallo Bonfiglio. English molto molto aggressivo, lo vediamo, tra l'altro qui rivediamo appunto di nuovo il furto di prima di Bagaric, molto molto svelto per essere un giocatore di quella stazza. Comunque dicevo, English molto coinvolto anche emotivamente, per quanto arrivi dal Canada di derby abbia sentito forse solo parlare, quel gesto del 3 sta scaldando l'atmosfera. Anche perché ci sono stati altri protagonisti del derby che quel gesto l'hanno fatto molte volte alla Fortitudo, se li ricordano piuttosto bene. Kiwan Garris in lunetta, un grande inizio per lui, già a quota 5 punti e 3 falli subiti, ha fatto fare 2 falli a Di Bella e uno a Nacho Rodiglia. Nacho Rodiglia è subito rientrato, quindi l'apparizione di Bonfiglio è durata solamente pochi secondi, il tempo di permettere il cambio tecnico richiesto dagli arbitri in precedenza. English per Rodiglia, si allunga la difesa della Climamio, il palleggio dello spagnolo, arriva il blocco di Andres Peluzzi, aiuta il recupero da parte di Lorbeck, Rodiglia ancora con il palleggio vivo, la sua finta, poi fuori per Leng, raddoppiato, deve scaricare per Peluzzi che si alza con un tiro da 3 punti, che entra e esce, si butta rimbalzo Travis Watson, appena entrato TJ Watson, l'ex giocatore del campionato greco, subito si fa sentire in questo derby, la palla è nelle sue mani, Lorbeck vorrebbe confezionare il gioco alto basso, Watson invece si alza dalla lunetta, tiro che non va, si lavora a rimbalzo, English salta un po' troppo presto ma si ritrova la palla fra le mani, corrono già dall'altra parte Blutenthal e Leng, la palla va per Rodiglia ma la Café Maxime non riesce a innescare il contropiede, neanche dei tiri in transizione che tanto hanno portato alla causa bianconera. Rodiglia contro due avversari, fuori per Peluzzi, non c'è cambio di lato per la Café Maxime, c'è l'ottima difesa della Fortitudo e lo sfondamento subito da Kiwan Garris. Bravissimo a leggere la situazione Garris, proprio c'era già messo lì sulla linea di penetrazione Blutenthal, ecco qua, vediamo, proprio fermo, posizione perfetta, Blutenthal ha provato a evitarlo ma era tardi. La Fortitudo sta lavorando molto bene sugli esterni, concede poche linee di penetrazione, sta difendendo bene di squadra come abbiamo visto con gli aiuti che scattano bene. Fuori Marco Beninelli, dentro un altro ex, credo l'ex più particolare della storia del derby, cioè Sani Becirovic, per i noti motivi in maglia Fortitudo quest'oggi Becirovic, già derby giocati per lui con la maglia della Virtus, 2 prima dell'infortunio e i problemi alle ginocchia che ne hanno rischiato di interrompere anche definitivamente la carriera, subito vuole entrare con impatto in questa partita, provoca di fatto il fallo di Chris Lang. È uscito dal blocco con lo spazio, ha trovato una buona linea di penetrazione, Peluzzi ha fatto una finta di aiutare, poi si è buttato sulla linea di Pesangio scommettendo sullo scarico di qui vediamo appunto Peluzzi fa la finta, poi va verso Lorbeck scommettendo sullo scarico di Becirovic, che invece è andato giustamente fino in fondo a subire il fallo. Sani Becirovic in lunetta, il primo tiratore di liberi di tutto il campionato, 34 su 36 il suo dato in questa stagione, va a segnare anche questo Becirovic. La Fortitudo comunque appare molto calma, molto tranquilla, dimostra di aver saputo gestire bene la pressione, già 24 punti segnati contro i 14 della Café Maxime, che continua a pagare l'assenza di fatto dal campo di David Blutenthal, che in campo ci è entrato ma ancora non si è fatto sentire. Eccolo ricevere l'ex giocatore della Benetton e del Maccabi contro la difesa a zona adesso della Climamio, Rodiglia contro Erasem Lorbeck, fuori per Peluzzi, buona palla dentro per Leng che si appoggia molto bene al tabellone, gran giocata sull'asse Peluzzi Leng. Ha giocato bene da tutta la Virtus, ha mosso la difesa, chiaramente la Fortitudo pura zona, un occhio di riguardo per Blutenthal, per cui quando c'è lui l'uomo sotto si allarga molto, però l'ha fatto andare dall'altra parte aprendo la difesa per uno scarico. A palla per Watson, ma tutto questo che avete visto non è valido perché Watson ha calpestato la linea di fondo, subito la rimessa per la Café Maxime che ha bisogno di alzare i ritmi di questa partita, finora i ritmi li sta dettando il gioco compassato della squadra di Repeja, ancora contro la zona Blutenthal in angolo, tiro che sarebbe difficile per tutti, non per David Blutenthal che si iscrive a questo derby mettendo la prima tripla della sua partita. Sì, con una velocità di esecuzione pazzesca, bravo Milis a trovarlo, ma lui proprio nell'angolo è stato rapidissimo a ricevere e a tirare.
e dall'altra parte ancora Becinovic a seminare il panico, a trovare Travis Watson costretto al fallo, Andres Pelussi, 49 secondi da giocare, Klimamio 24, Café Maxim 19, 5 punti di vantaggio per quello che si è visto in campo e per la capacità e la tranquillità con cui la Fortitudo ha gestito questo primo quarto. Meno 5 per la Café Maxim è sicuramente un buon risultato. È un ottimo risultato, poi a questi punteggi a Fortitudo si è sbloccata subito, ci poteva essere un po' più di tensione, invece comunque la Café Maxim sta giocando ad alti livelli, sta interpretando bene la partita, le manca forse qualcosa nei rientri difensivi, nel senso che ha concesso parecchio o dei falli o dei buoni tiri nei primi secondi dell'azione. 2 su 2 anche per Travis Watson, giocatore in strepitoso crescendo di forma, 13 su 16 da 2 punti nelle ultime 4 partite. Per Watson, la palla da Rodiglia ancora a Pelussi, adesso è difesa a uomo per la Fortitudo con Mancinelli che dopo il cambio difensivo finisce contro Milic, penetrazione scarico per Pelussi, tiro difficile ma bel lavoro di Chris Lega, rimbalzo, trova il canestro e trova anche il fallo da parte di TJ Watson, Chris Lega in lunetta ancora con i rimbalzi offensivi, la Café Maxim resta a contatto. Sì, comunque Chris Lega un fattore già in questa partita, 8° punto, 4 su 4 al tiro, molto bravo in questo caso a tagliare dentro, se mi scusate il termine. Watson l'ha spinto già sotto canestro, per cui sul lato debole il rimbalzo chiaramente finisce un po' più lontano, lui era nella posizione migliore per prenderlo. Fuori Mancinelli, dentro Rodolfo Rombaldoni per questi ultimi 30 secondi scarsi di primo quarto. Cinelli che ha ben giocato, si è sbloccato subito in attacco e ha fatto un ottimo lavoro difensivo, anche se Butenthal dopo un inizio un po' incerto sembra essersi scaldato. Segna Chris Lang, arriva a quota 9, poi la dedica al gruppo sparuto di tifosi della Virtus qui alla Land Rover Arena. Il palleggio di Kiwain Garris, la Klimamio non può arrivare fino alla fine, 4 secondi poco più di differenza fra il cronometro della partita e quello dei 24. Becinovic per Rombaldoni, il blocco portato da Erazem Lorek, palleggio ancora Rombaldoni che va a buttarsi dentro, scarico per TJ Watson che va a inchiodare la schiacciata con dedica a Pelussi. Ci sono però ancora 7 secondi per la Caffè Maxima con il palleggio di Blutetal, pressato da Becinovic, tiro difficile di Blutetal, rimbalzo di Erazem Lorbeck, più 6 per la Klimamio, ma partita apertissima nonostante le difficoltà fisiche e di falli della Caffè Maxima, molto brava a restare a contatto. 28 Klimamio, 22 Caffè Maxima dopo 10 minuti. Al centro dell'area chiaramente un errore molto grave, però l'attacco della Virtus manda spesso due uomini sullo stesso angolo in sovrapposizione, questo fa sì che si debba spostare tutta la linea sotto della zona della Klimamio, quindi poi con un rapido ribaltamento si può trovare spesso un uomo in sovrannumero. Cominciato il secondo quarto, andiamo a bordo campo da Claudia Angiolini. E infatti Repescia non è contento della difesa zona e torna a uomo perché dice a difesa zona abbiamo fatto troppi errori. Repescia queste cose le nota, spesso anche senza volerlo, inconsciamente, la difesa zona tende a far diminuire l'intensità difensiva e forse questo è proprio quello che è successo alla Klimamio nel corso del primo quarto. Il palleggio di Rombaldoni fuori per Nate Green, è entrato anche lui nella partita in angolo, Rombaldoni senza esitare, tiro da tre corto e molto attento Nacho Rodiglia a strappare il rimbalzo, il secondo rimbalzo della partita dell'ex giocatore del Pamessa di Valencia. La palla è per Pelussi in campo con Blutenthal, Leng e Milic, Blutenthal ad attaccare Sani Becinovic, pronto a raddoppio Lorbeck che però perde il proprio uomo, c'è la rotazione da parte dei giocatori Fortitudo, la finta di Rodiglia, comoda penetrazione ma in area c'è Travis Watson che cancella Rodiglia, poi il passaggio di Rombaldoni è troppo difficile anche per uno come Becinovic, la palla schizza nelle mani di Nate Green, fallo di David Blutenthal, grande reattività dei 5 giocatori in maglia bianca. E molta reattività qua grandissima, quella di Watson l'abbiamo appena visto nella stoppata, dall'altra parte il fallo di Pelussi sul contropiede che è stato diciamo la Virtus aveva recuperato il pallone ma quasi perso e Repesa un po' ci sorprende perché mette perlomeno in questa azione lo so sempre uno dei insomma uno non conosciutissimo per la sua difesa come Becinovic, il giocatore più avversario più pericoloso cioè Blutenthal. Cambio anche per Repesa, fuori Razem Lorbeck, dentro Thomas Ressa, anche lui un ex cresciuto nel vivaio della Virtus, per lui l'apparizione in panchina nel derby di Eurolega, il quarto di finale dell'Eurolega 97-98, gara 1 finì con una tremenda rissa, lo ricorderete, in gara 2 c'erano tante squalifiche, un 18enne Thomas Ress
fu in panchina con la maglia della Virtus, ha raccontato di essere uscito troppo presto per scaldarsi, di aver sentito talmente tanti fischi che aveva avuto per 3 giorni il mal di testa, quindi anche Res nel suo piccolo conosce il clima del derby. Adesso c'è una ingenuità di Rodiglia che regala il contropiede alla Fortitudo con Becirovic contro suo amico Milic, lo conosce molto bene e va a proteggersi usando la mano sinistra, gran canestro di Sani Becirovic, ma la Virtus è già dall'altra parte con Blutenthal, ancora attaccato da Nate Green, il ladro di cui parlavamo in precedenza. Andiamo però a rivedere quanto ha fatto Sani Becirovic, la sua intelligenza cestistica. Milic è un grandissimo stoppatore, però se c'è uno che conosce bene Marco Milic si chiama Sani Becirovic e si conosce bene i trucchi per andare a segnare. Secondo me ha cercato anche di subire il fallo in questo caso, comunque è stato bravo, ha aspettato proprio Milic, è andato lui a cercare il contatto e poi l'ha tenuto lontano col proprio corpo e ha concluso di sinistra. La mano sinistra così, però poi devi averci. Christian Draia dall'altra parte per Milic, la palla nelle mani di Andres Pelussi. Draia battezzato per il tiro a 3 a 5 metri per prenderselo, non va, va resta a rimbalzo, tocca lui, tocca anche Blutenthal e qua sì, l'arbitro Pavese, debuttante anche lui al derby, dà la palla nelle mani della Fortitudo che è già dall'altra parte con Green che ha spazio e va a segnare la tripla. Primo canestro di Nate Green a lungo, prima mio, più 13. Sì, questi sono i canestri, fino adesso stanno facendo la differenza, con i tiri liberi la Fortitudo ne sta tirando molti di più, però anche questi canestri in transizione stanno segnando veramente, stanno creando molti problemi alla difesa della Virtus. Primo canestro da 3 punti per Nate Green, arrivato a quota 5 contro il suo primo maestro italiano, cioè Zare Markowski, che lo ha avuto ad Avellino. Zare Markowski che vede la Fortitudo scappare via e chiama subito un time out, 35 a 22 con Lacrima Mio che ha distribuito benissimo i propri punti, 6 per Garris, 5 per Nate Green. E tanti canestri da 3 punti segnati, 5 su 9 e in un derby è davvero niente male, in particolare quella che abbiamo visto di Stefano Mancinelli, arriva in un momento difficile almeno per quanto riguarda le realizzazioni da parte del capitano fortitudino, era arrivato a questo derby con 1 su 6 da lontano nelle ultime 3 partite. Però Markowski se lo aspettava, un terzo della produttività offensiva da parte della Fortitudo arriva proprio con i canestri da 3. Sì, prendono molti tiri, prendono 21-22 tiri a partita da 3, comunque non sono pochi, soprattutto abbiamo detto quelli che stanno facendo male sono i primi secondi dell'azione, o in contropiede o su una transizione quando magari la difesa si sta riassestando per accoppiarsi con i propri uomini, o comunque nei primi 10 secondi dell'azione. Questo sta veramente facendo malissimo alla Virtus di Markowski. E la Fortitudo sta dividendo davvero equamente le proprie soluzioni offensive, 5 su 9 da 2, 5 su 9 da 3 punti, non tanti tiri ma tutti ben presi, almeno a giudicare dalle percentuali. È terminato il timeout con la Caffè Maxim sotto di 13 ma con la palla in mano, Dreyer contro Nate Green, si libera un quarto di campo per il giocatore danese che attacca Green, pronto l'aiuto Res, si libera spazio per Andres Pelussi che segna il piazzato, è un tiro che ha, però la scelta di Repesa è questa, concede il tiro che vogliamo noi all'avversario, non quello che vogliono costruire loro. Infatti Pelussi già il terzo tiro da 3 punti preso in questa partita, per cui va bene la Fortitudo, secondo me è un discorso del genere. L'errore di Becirovic, il rimbalzo lungo preda di Travis Watson che in questa stagione con il suo arrivo a Bologna ha dato davvero una ventata di atletismo a questa squadra impressionante. Il fischio è di Cicoria. Fallo è per Marco Milic su Sani Becirovic, rimessa adesso per il giocatore sloveno che ha dichiarato di non aver sentito minimamente pressione in questa settimana, del resto viste le vicende, le note vicende, per lui non può che essere una partita molto particolare, però ha detto di essere molto tranquillo, di vivere questa vigilia, di aver vissuto la vigilia come le altre vigilie, e in effetti per la tranquillità con cui sta giocando sembra davvero che abbia detto la verità. Adesso porta a casa un altro fallo ancora di Marco Milic. Questo non vuol dire niente, nel senso comunque Becirovic è un giocatore che ne ha passate tante, anche Milic dall'altra parte, per cui sicuramente per loro è una sfida nella sfida. Adesso la Virtus sta commettendo molti di questi falli, che se adesso sono solo al terzo, però ha già nel primo quarto ha creato molti problemi, ha mandato in lunetta tante volte la Fortitudo. E adesso si mette a zona la Virtus, pulita da Rodolfo Rombaldoni, impressionante. La prima mio, chiunque mette piede in campo mette non un mattone ma tanti mattoni su questa partita.
e Repescia ha chiesto grande pressione subito dopo il canestro, non ha festeggiato neanche un secondo canestro, ma subito a Green ha chiesto grande pressione che ha pagato fallo in attacco di Rodiglia. Questa la tripla di Rodolfo Rombaldoni, i primi tre punti della partita e anche per lui, poi la pressione sull'azione offensiva del Caffè Maxime che ha portato al fallo in attacco e alla protesta di Zare Markowski subito sedata dall'arbitro Guerrino Cerebuk, rimessa per la Clima Mio 38 a 24 per la squadra campione d'Italia. Il palleggio di Rodolfo Rombaldoni, ancora il gioco è per Becinovic, c'è il blocco di Res, c'è il consueto cambio difensivo con Pelusti che resta di seguire Becinovic, poi torna su Res, Milic dentro per Watson, non va questo tentativo, la palla è fuori ed è una rimessa per la Caffè Maxime. Però la difesa della Virtus non potrebbe essere attaccata meglio di come ha fatto adesso la Clima Mio. Sì, approfittano del cambio e li costringono a rifare un altro cambio, un passaggio di tocco veramente di talento incredibile di Becinovic, magnificato da Watson, ma che passaggio. 6 minuti, 33 secondi all'intervallo, Clima Mio 38, Caffè Maxime 24 e si allunga ancora la difesa della squadra di Jasmin Repeja con Dreyer che ha grosse difficoltà a superare la metà campo, lo fa in tempo appena utile, ma subito dopo cade nella trappola Rombaldoni che gli sporca poi di volta il palleggio, assatanati i giocatori della Fortitudo che recupera un altro pallone con le mani di Travis Watson dall'altra parte, non va la schiacciata di Travis Watson, il gioco era già fermo per il fallo subito da Nate Green. In questo momento a livello di reattività ci sono due squadre molto diverse in campo, molto diverse fino adesso, sì, soprattutto in queste ultime azioni dove praticamente la palla la porta davanti Dreyer, chiaramente Repes ha letto molto subito la situazione, ha chiesto grande pressione, adesso rientra Di Bella, c'è bisogno di uno che porti la palla di là battendo l'aggressività e costruendo qualcosa per la Caffè Maxime. È arrivato il terzo fallo per Andres Pelusi, il campo Di Bella con due falli, così come ne ha due Milic e ne ha due Carl English che si sta avviando sul cubo dei cambi perché anche Christian Dreyer è a quota due falli, c'è anche questo problema piuttosto evidente per la Caffè Maxime, mentre Green va a segnare dalla lunetta, adesso è più 16 per la Clima Mio, 40-24, cambio fra English e Christian Dreyer, torna in campo il canadese che così bene aveva ricominciato questo derby, ma la Fortitudo non intende certo fermarsi, Rombaldoni va a rendere ancora complicato il palleggio di Di Bella, anche se non c'è la pressione di squadra che abbiamo visto in precedenza, blocco di Lang per Carl English che riceve contro Nate Green, Pelusi con tre falli in campo, il palleggio di English, arresto e tiro, è rimasto in panchina un po', non si è certo raffreddato. No, poi soprattutto questo palleggio arresto e tiro verso sinistra ha dimostrato di farlo con una sicurezza incredibile. La finta di Green, salta Lang ma tocca la palla a Pelusi che continua a fare cose molto preziose, può correre in contropiede Di Bella e chiudere nel suo modo preferito, ha visto il primo contropiede della partita a Repes e subito ha fermato il gioco con un time out. Eh sì, perché comunque queste partite con grande tensione, grande emozione vivono di ondate, se la Virtus adesso riesce a prendere lei la sua onda poi diventa difficile per la Fortitudo, per cui Repes ha preferito bloccarla subito. Time out in campo, andiamo con l'aiuto della nostra lavagna a vedere l'attacco precedente da parte della Fortitudo. Vedete come la difesa di Zare Markowski sia uomo contro uomo, però tutti sono prontissimi a cambiare nel caso possa servire. Vedete che Pelusi lascia andare l'uomo che stava guardando in presenza, cioè Becinovic, e torna su Thomas Res rilasciando nuovamente a Marco Milic Sani Becinovic. Questi cambi però possono essere battuti con quello che avete appena visto, c'è la circolazione veloce della palla, se poi c'è un giocatore bravo come Travis Watson a prendere posizione in area, la linea di passaggio è ancora più aperta, con la pazienza la circolazione alla difesa di Markowski può essere battuta. Sì, soprattutto la lettura, qui è entrata una buonissima triangolazione per trovare l'angolo di passaggio migliore per trovare Watson in taglio, peccato che abbia sbagliato, però ripeto, la palla di Becinovic è veramente molto molto bella. E l'idea difensiva di Zare Markowski con la squadra che ha a disposizione è proprio questa, quella di sfidare sul piano della lucidità, sul piano della lettura la squadra avversaria, e finora sicuramente in questo campionato queste scelte hanno pagato, perché poi alla lunga questo è un tipo di difesa che ti stanca tantissimo anche a livello mentale. Sì, poi comunque in partite soprattutto come queste con grande pressione riuscire a leggere bene le situazioni non è facile, per cui Markowski chiaramente punta su questo, dall'altra parte per ora
complimenti alla Fortitudo che sta leggendo bene le situazioni. Va Green al tiro, tocca a Mancinelli, ma il rimbalzo alla fine nelle mani di Fabio Di Bella, che prova ancora a correre, non vede Carl English alle sue spalle, che ha spazio per prendersi un tiro, se lo prende David Blutenthal, non va il suo tentativo e sicuramente ha scusante vera per la squadra di Zale Marcosi. C'è un David Blutenthal che non si è allenato per tutta la settimana e lo si sta vedendo in questa partita, si è allenato e come, ha anche giocato Nate Green e si vede anche questo. Sì, comunque di nuovo un canestro nei primi 5-6 secondi dell'azione per la Virtus. Io credo che questo sia veramente il problema a livello difensivo di questo primo tempo. Di Bella si butta dove c'è il traffico più intenso e va a commettere fallo, fallo in attacco di Fabio Di Bella, il terzo per lui, pronto Dacio Rodiglia a rientrare. Altra scelta di Repesa dal punto di vista del piano partita, negare questo tipo di cose a Fabio Di Bella, piuttosto prendiamo un tiro da fuori sugli scarichi, ma chiudiamo il nostro canestro quando Di Bella penetra. Sì, anche perché si sa, questo è un po' il suo difetto, non riesce sempre a frenarsi quando trova queste penetrazioni, però resta molto bravo, soprattutto molto rapido a fare il mezzo passo necessario per essere nella posizione giusta per subire lo sfondamento. Ha molto talento da questo punto di vista Thomas Ress nell'andare ad attirarsi gli sfondamenti. Il fischio di Cerebuk contro Travis Watson, blocco irregolare per Travis Watson. Gli occhi di Pierluigi Collina, storico tifoso fortitudino, finora non sembra particolarmente preoccupato. Recentemente ha ammesso il proprio tifo calcistico, quello cestistico era noto già da molto tempo. Non c'era bisogno quello di tenerlo particolarmente segreto. Watson forse si è un po' mosso, però è lunghi negli ultimi anni devono imparare che il blocco devono farlo completamente immobili, perché l'arbitro, se deve scegliere, sceglie un fallo in attacco adesso su queste situazioni. Rodiglia gioca il pick and roll con Chris Lang, ma è ben disinnescato da Dalibor Bagaric, gran scarico di English per il tiro di Pelussi, che se lo prende ancora. Ancora una volta è la Fortitudo a forzare questo tipo di soluzioni, però se Pelussi comincia a metterla bisogna cambiare questo tipo di idea. Sì, il finale ci ha funzionato, adesso due o tre volte con continuità la Virtus riesce a segnare da quelle posizioni, per cui non si può più proprio lasciare tutto quello spazio. 2 su 5 per il capitano virtussino, ma striscia di 2 su 2 per lui, e la Caffè Maxime è tornata a meno 12, riducendo una parziale che si faceva preoccupante, poco fa era a meno 16, fuori Nate Green che ha dato un notevole contributo e torna in campo Kiwan Garris, grande protagonista del primo quarto. Il palleggio è per Rodiglia, blocco di Lang, non si va da English però si va da Blutenthal. La Caffè Maxime ha bisogno più che mai di coinvolgere la propria stella in questa partita. English vuole spazio per attaccare Beninelli, ma una cosa è dirlo, una cosa è farlo. Blutenthal con una gran giocata si butta dentro, non trova il fallo. Come i fuoriclasse sono in grado di costruirsi da soli il miglior tiro possibile. Sì, perché noi comunque Blutenthal ci dimentichiamo che è un giocatore molto alto e fisicamente molto forte, per cui la penetrazione ce la può avere. È stato bravo a cambiare la mano in aria, un'azione un po' diciamo difficoltosa della Virtus, risolta dalle grandi capacità e dal grande talento offensivo di Blutenthal. Secondo fallo per Dalibor Bagaric, Blutenthal che la Fortitudo in vita sua l'ha già punita nella famosa finale di Tel Aviv di Eurolega, quando Blutenthal vestiva la maglia del Maccabi partendo dalla panchina, fu il principale protagonista con 20 punti e 8 su 10 dal campo della clamorosa imbarcata presa dalla squadra di Repesa in quell'occasione. Poi Blutenthal l'anno scorso ha vissuto una stagione positiva all'inizio, un po' meno alla fine con la maglia della Benetton, prima di approdare qui alla corte di Zare Markowski, di segnare questi due tiri liberi che valgono meno 10. Adesso Bagaric fuori per Beninelli che si alza ancora da tre con impressionante tranquillità, ricaccia indietro la Virtus. E comunque Bagaric è uno dei migliori centri in Europa secondo me nel riaprire il gioco, nello scarico, guarda sempre il passaggio, questo forse gli limita qualche iniziativa personale, però nello scarico è bravissimo. E caso il tempo giusto per Beninelli che ha dovuto ricevere e tirare. Segna ancora Chris Lang, ancora una volta va a subire il fallo, lo sguardo comunque divertito di Claudio Sabatini, pescato in tribuna da Giancarlo Percioni che sta guidando le nostre telecamere, Danilo Ferri al coordinamento giornalistico e Davide Casoli al coordinamento produttivo per questo derby. Questa è la squadra di Sky, Chris Lang in lunetta, Chris Lang, Andres Pelussi sono i giocatori che meno ti aspettavi dal punto di vista delle realizzazioni, però stanno dando un notevole contributo e stanno prendendo quello che la partita gli sta offrendo, anche se Lang va a sbagliare il tiro libero, già a quota 11 comunque l'ex giocatore di North Carolina. La palla dentro è per Lorbeck, la pressione anche di Blutenthal in aiuto, Bagaric si avventa su questo pallone, si lotta e la palla è ancora lì contestata e poi raccolta da Nacho Rodiglia, possibilità di tornare con uno svantaggio al di sotto della doppia cifra per la Caffè Maxime. English è rimasto contro
Dalibor Bagaric, poi costretto a fermarlo in maniera abbastanza evidente. C'è poi un'occhiataccia di Bagaric verso il gruppo dei tifosi virtusini, che ovviamente si arrabbiano, ma gli altri invece inneggiano al giocatore croato, che intanto però ha commesso il suo terzo fallo. E qui vediamo la verità alla fine, che zittisce il pubblico dall'altra parte. Al ritorno ci sarà da aspettarsi qualcosa di piacevole, probabilmente è stato anche sanzionato di fallo tecnico, perché è un gesto effettivamente in una partita del genere un po' forte. Comunque buona lettura di English, a Fortitudo si era accoppiata male nel recupero difensivo, cioè l'English contro Bagaric, ha aperto il campo per una penetrazione. Bagaric, come sappiamo, quando fa fallo, decide di far fallo, tendenzialmente lo fa. Tecnico per Dalibor Bagaric, c'è quarto fallo per il centro croato, terzo e quarto fallo, questo è il terzo fallo. Alza la mano, poi va a zittire la zona dei tifosi virtusini e questo gli costa la quarta sanzione. Momento molto delicato della partita, perché Bagaric era sicuramente un fattore, 2 su 2 di Carlini, c'è meno 9 per la Caffè Maxima, che manda in lunetta per amministrare i tiri liberi del tecnico David Blutenthal, che va a sbagliare il primo tiro libero. Normalmente in questi casi, se chi va in lunetta per i falli che si è guadagnato fa 2 su 2, lo si lascia tirare, però qua credo che sia la gerarchia ben precisa. Sì, beh, poi dipende dall'abitudine dell'allenatore, a volte ti lascia, a volte c'è il tuo tiratore che tira sempre lui liberi. E comunque 3 su 4 per Bologna e meno 8, partita che si riapre di fatto. Adesso la palla è, tra l'altro, nelle mani ancora della squadra di Markowski. Blutenthal blocca e poi riceve, riconsegna a Carl English contro Bellinelli, gran giocata dal palleggio del canadese, poi c'è Kiwen Garris nel cuore dell'area a cercare lo sfondamento. Il fischio di Cerebuk fa arrabbiare i tifosi Fortitudo, ma ho visto le mani di Garris che si sono abbassate, sono curioso di rivedere, mi sembrava almeno in diretta fallo, forse non lo era, difficile valutare, la mano sulla palla c'era, poi non si vede bene se c'è qualche altro contatto, però è cambiato proprio anche il tipo di attacco della Virtus. A Fortitudo nei primi minuti del primo quarto aveva difeso molto bene la sua area, aveva concesso magari dei tiri, come hai detto tu, a Pelussio, comunque dall'angolo, però da fuori. Adesso invece stanno attaccando con più continuità verso l'area pitturata, questo vuol dire tiri da due, ma soprattutto più contatti, più falli. E la Fortitudo, che aveva tirato 3 tiri liberi fino a poco tempo fa, è già arrivata a 11, pareggiando praticamente con la Fortitudo. E English continua a non fermarsi con questo tiro libero segnato, arriva a quota 12 punti per Carl English, che nella partita più sentita qui a Bologna dà una grandiosa risposta ai propri tifosi e al proprio staff. E adesso è meno 6 per la Caffè Maxim, 45-39, English a inseguire Bellinelli, che si prende il tiro in un momento difficile per la sua squadra, rimbalzo di Erasem Lorbe, che erano in due addirittura in rimbalzo i giocatori della Fortitudo, e c'è il più 8 per la Fortitudo. Arriva il fischio di Cerebu, che fallo tecnico, ancora fallo tecnico contro la panchina Clima Mio, con Repeja che viene trattenuto dal suo assistente Bebo Brevellieri. Credo che sia partita una protesta per un eventuale fallo subito da Bellinelli sul tiro precedente. Cerebu deve averla sentita, almeno questa è l'interpretazione che possiamo dare da qua. Guardiamo le immagini. Anche perché comunque era abbastanza evidente, però forse, non lo so, qui in questo momento un tecnico ci può stare. Chiaramente l'uscita sul blocco, poi c'è stato un contatto di un giocatore della Caffè Maxim sull'uscita di Bellinelli, che, parentesi, è ormai ufficialmente il leader di questa squadra, perché in un momento di difficoltà con la Virtus che si era avvicinata, schema chiamato per lui, è normale per un ragazzo di quell'età essere il leader della sua squadra. Sbaglia ancora dalla lunetta David Blutenthal, meno 7 per la Caffè Maxim, il palleggio è di Nacho Rodiglia. Adesso continua con insistenza la difesa uomo Yasmin Repe, già pronto all'aiuto Mancinelli, che cambia, resta Garris contro Blutenthal. Blutenthal si butta dentro con buona lettura, canestro molto difficile, David Blutenthal in qualche modo ha riportato a meno 5 la sua squadra. Sì, di nuovo di tocco, se ha usato il corpo contro un avversario più basso, poi la mano è buona e si sa. Resta Leng contro Garris, Blutenthal contro Lorbeck, uno contro uno. Lorbeck poi ferma il palleggio, taglio backdoor di Mancinelli, che ferma anche lui il palleggio fuori per Bellinelli, che attacca English, si butta dentro. Fallo di Carl English, che ha perso lungo la penetrazione Marco Bellinelli, che ha finto molto bene il tiro, poi ha trovato la penetrazione, ha incrociato bene, ha preso il vantaggio sufficiente per farsi poi fischiare un fallo.
Marco Bellinelli, Carl English, terzo fallo, inevitabile la sostituzione a parte di Marcoschi che fa debuttare nel derby Oscar Gugliotta con la maglia numero 6, il giocatore di origine dominicana di Scuola Olimpia Milano che solo l'anno scorso giocava a Soresina in Serie B1, un livello ottimo sicuramente, ma tutta un'altra cosa rispetto al clima che sta respirando quest'oggi. Problemi di falli per la Caffè Maxim, meno per la Fortitudo che comunque ha Bagaric già in panchina con 4 falli, 2 su 2 per Marco Bellinelli, sempre più incisivo nei momenti che contano della partita, 8 punti già per il prodotto levivaio virtusino. Il palleggio di Rodiglia contro Key Wayne Garris, blocco dalla palla dall'altra parte di Lang per Gugliotta, ma si va da Dreyer contro Lorbeck dopo il cambio difensivo, ancora la buona difesa di Razem, Lorbeck sul palleggiatore, poi Blutenthal contro Mancinelli, splendido duello, Blutenthal va fino in fondo, non trova il canestro, recupera il pallone e trova il rimbalzo ancora David Blutenthal e ancora meno 5 per la Virtus. Sì, Blutenthal adesso molto più coinvolto, molto più aggressivo in attacco, tra l'altro sta creando questo quintetto un minimo di problema di marcatura, perché se Mancinelli è esclusivamente su Blutenthal, per cui c'è Lorbeck che deve marcare Dreyer che ha un passo un po' più veloce del suo. Bellinelli proprio per Razem Lorbeck contro Blutenthal, il fischio di Quacci, usa troppo le mani David Blutenthal, secondo l'arbitro pavese Razem Lorbeck andrà in lunetta. Dopo tanti cambi, dopo tanti tentativi, Zane Markowski forse ha trovato il quintetto che gli dà maggior affidamento in questa serata, anche perché dal punto di vista difensivo, visto la grande adattabilità dei suoi giocatori, ha meno problemi della Fortitudo. Sì, su questo non c'è dubbio, sicuramente deve solo trovare secondo me l'equilibrio giusto offensivo di questa squadra, per il resto abbiamo detto giocatori molto eclettici difensivamente che possono cambiare, possono marcare più di un uomo, per cui questa è la forza della Virtus di quest'anno. E Razel Lorbeck con i tiri liberi arriva a quota 10, 10 punti e 5 rimbalzi per il giocatore sloveno, davvero un altro grande protagonista di questo derby. Rodiglia fuori per Dreyer che attacca proprio Lorbeck, tiro difficile per il danese, rimbalzo di Razel Lorbeck che è molto attento anche nella taglia fuori, poi rischia di pasticciare un po' cercando Bellinelli, con un po' di fortuna la Timamio ne viene fuori, Lorbeck ancora in palleggio fuori per Bellinelli, comincia adesso il gioco d'attacco della Timamio con Lenk che sta facendo un po' il libero, battezzando un po' Lorbeck, lo cerca Watson, ma è quello che la Virtus voleva, c'è il pallone spizzato dai giocatori della Virtus e poi il fallo in attacco per Nacho Rodiglia. Bravo, bravo Bellinelli, vediamo, legge la situazione, si ferma, si mette proprio sulla linea di palleggio. Problema, l'altro grosso problema della Virtus fino ad oggi, 3 falli e diciamo un lento ingresso in partita, i due playmaker stanno facendo un po' fatica. Time out a 7 secondi, poco più dalla fine del secondo quarto, con la Timamio a quota 51 e la Caffè Maxim a quota 44. Caffè Maxim che ha resistito ad un paio di sfuriate della squadra campione d'Italia, grazie anche all'ottimo contributo di un giocatore che viene da North Carolina, partita perfetta finora per lui, 5 su 5 dal campo, 1 su 2 dalla linea del tiro libero e 11 punti per un giocatore che a questi livelli nel derby forse nessuno si aspettava. No, però è stato molto bravo a sfruttare lo spazio che gli è stato messo a disposizione, nel senso che chiaramente la difesa della Fortitudo è molto adattata su English che ha cominciato molto bene e su Blutenthal, per cui gli altri tre hanno spesso degli spazi, se sanno muoversi bene, sfruttarli, diciamo maggiori del solito. Lang è stato il più lesto a approfittare di questi spazi. Giocatore di 26 anni, almeno 26 anni, che festeggerà fra una settimana il prossimo 12 dicembre. Chris, su di lui si dice anche di un provino sostenuto in maglia Fortitudo nell'estate del 2003, mai per la verità totalmente confermato per questo giocatore che è uscito da North Carolina nel 2002. Adesso 8 secondi, poco meno da giocare, è chiaro che un canestro segnato da parte della Fortitudo, darebbe un discreto colpo all'inerzia di questa partita. La palla nelle mani di Key Wayne Garris, c'è Becirovic in campo, cambia come sempre in difesa la Virtus, la palla finisce, guarda un po', nelle mani di chi? Di Marco Bellinelli, ed è lui a chiudere uno strepitoso primo tempo giocato da veterano vero, anche se è un veterano di 19 anni. Da leader oltre che da veterano, perché si è preso tutte le responsabilità offensive nei momenti più delicati e non solo, proprio si vede che la squadra lo cerca, questa è una roba veramente incredibile. Lui è molto giovane ma gioca con una sicurezza, proprio con una voglia pazzesca.
10 punti, 3 su 7 dal campo per Bellinelli, 3 falli subiti nei 14 minuti di impiego, ce ne sono 9 per Nate Green e 10 per lo splendido Razem Lorne, che ha aggiunto anche 6 rimbalzi, 3 di questi in attacco, 12 per Carl English, 5 su 6 dalla roulette e 3 su 5 dal campo con 4 falli subiti, 11 per David Blutenthal e Chris Lang. Chris Lang molto positivo sicuramente in questa partita, in una partita nella quale la Caffè Maxi dovrà gestire anche il problema dei falli. Questo potrebbe essere una cosa che complica molto i piani di coach Markowski, tanti falli soprattutto nel primo quarto. Vedremo più Pelussi che a Blutenthal, più a Lang che a Drey, adesso per fare dei nomi, perché sicuramente è quello che vuole, però sono giocatori che a questo livello il tiro ce l'hanno, devono cominciare se cominciano a metterlo con continuità, chiaramente qualcosa va cambiato nel piano difensivo della Fortitudo. Tutto pronto per cominciare il terzo quarto, partita tutt'altro che finita, non lo è stata mai neanche quando la Fortitudo nel corso del secondo quarto è arrivata a più 16. Peserà probabilmente l'assenza di Dalibor Bagaric, che comunque ha messo in difficoltà i lunghi della Virtus, con Lessi ancora in cattive condizioni e con Leg che si è visto sì in attacco ma non ha i chili per affrontare Dalibor Bagaric. Però Bagaric è in panchina con 4 falli. Comincia il terzo quarto con Ken Lessi proprio in campo insieme a David Blutenthal, Marco Milic, Christian Dreyer e Nacho Rodiglia in posizione di playmaker, e Milic a gestire il primo pallone del terzo quarto. Prova a farsi vedere Ken Lessi, Milic prova ad attaccare Razem Lorne, creazione complicata da parte dello sloveno contro un ottimo difensore e dalle braccia lunghe come il suo connazionale. La palla è per Mancinelli, che vede lo spazio per il palleggio, arresto e tiro che non va, gran salto come di solito per Marco Milic, che strappa il pallone e lo consegna a Nacho Rodiglia, Garris con Bellinelli, Mancinelli, Watson e Lorbeck in campo per Yasmin Repesi. Alessi si prende il piazzato, una delle sue specialità, però una cosa è farla quando sei in ritmo partita e stai giocando da tanto tempo, una cosa è al rientro in un derby dopo quasi un mese e mezzo di stop. E al rientro in campo nel derby stesso dopo aver giocato i primi 5 minuti, poi essere rimasto in panchina. Davvero difficile la situazione per l'ex giocatore di Reggio Emilia, l'anno scorso grande stagione per lui al pari di Wayne Garris, oggi suo avversario. Milic prova il gran numero a rimbalzo, non trova la palla, la trova invece Mancinelli che va uno contro uno, la finta su David Blutenthal, portiere spiazzato, Blutenthal da una parte, Mancinelli dall'altra. Molto bravo, ha fatto la finta di andare, è molto rapido, molto atletico Mancinelli, può far questo, e la Fortitudo di nuovo cerca comunque di accelerare un po' il ritmo, prendere anche soluzioni magari un po' forzate ma dopo pochi secondi. Il fallo di Wayne Garris su Nacho Rodiglia, il fischio dell'arbitro Paolo Quacci, eccessiva la pressione del difensore sull'attaccante. Questa è l'azione precedente con la percussione di Rodiglia, ha tentato la schiacciata al volo Milic, Mancinelli ha preso palla, cost to cost per lui, finta di andare verso sinistra e poi appoggio con la mano destra per lui che è mancino senza il minimo problema. Dall'altra parte Mancinelli su David Blutenthal, il palleggio dell'ex Benetton, gran difesa di Mancinelli con l'aiuto di Watson, soffre un po' a rimbalzo per l'aiuto di Watson, la Fortitudo ma strappa lo stesso il pallone adesso nelle mani di Marco Bellinelli, che si arresta contro Dreyer, dentro per Lorbeck contro Milic, si alza per il semigancio Lorbeck, pallone che entra e esce, ottima presenza di Ken Lacy contro un rimbalzista offensivo notevole come Travis Watson, il palleggio di Rodiglia per Blutenthal, gran palleggio in mezzo alle gambe di Blutenthal che poi si butta dentro, l'aiuto di Lorbeck costringe a un tiro impossibile Blutenthal, ancora Mancinelli in palleggio, momento di notevole confusione ma secondo me anche notevolmente spettacolare in quanto a intensità della partita, e Garris in palleggio contro Rodiglia, vuole mandarlo sulla linea di fondo, c'è il blocco dall'altra parte di Lorbeck che poi si apre per ricevere, cambio di lato molto ben fatto da Lorbeck per Mancinelli che si alza, corto il suo tiro, strappa Christian Dreyer il rimbalzo. Se c'è un modo di descrivere l'atmosfera del derby e l'intensità, possiamo mostrare questi 2 minuti di partita. Sì, grandissima intensità, qui Mancinelli forse ci ha pensato un po' troppo a prendere il tiro che è arrivato corto. E arriva anche Christian Dreyer al derby, primo canestro della sua partita dopo 5 conclusioni, 3 punti per lui, 1 su 5 dal campo e il canestro del meno 8, 55-47, gioco alto-basso tra Lorbeck e Travis Watson, c'è anche il fallo di Ken Lacy che accenna una protesta, visto quello che si è visto nel corso del primo tempo, le proteste devono essere come quelle di Lacy con un minimo sorriso sulla bocca. Sì, io credo che protesti non per non aver commesso il fallo ma perché lui dice l'ho fatto ma prima, come dire, ho cercato il fallo per non farlo ricevere, in realtà bravo Lorbeck a cercare Watson, ma molto bravo Watson praticamente con una mano sola a controllare e a tirare subito. E adesso andrà in lunetta Travis TJ Watson, giocatore in crescita impressionante,
già due doppi doppi in questa sua stagione, l'ultima ad Avellino domenica scorsa, 19 punti e 11 rimbalzi con 34 di valutazione in 24 minuti di impiego. Il suo gioco da tre punti gli dà il più 11 alla Clima Mio. Ancora Dreyer, cercato in frazione di passi del giocatore danese, palla recuperata dalla Clima Mio. Garris chiaramente più piccolo, ha mandato sul fondo Watson, si è accorto della situazione, pronto a stoppare dietro. Devo dire che Watson sta giocando una stagione molto intelligente, ai minuti non gioca tantissimo, spesso entra esce, però quando entra fa sempre qualcosa di positivo per la sua squadra. Così come Razen Lorbe, che in particolare questa sera va ad attaccare David Blutenthal. Non va il suo tentativo rimbalzo del solito Milic, che attacca Garris. Garris prova a evitare la penetrazione di Milic, a cercare uno sfondamento. Secondo Cerebuk invece il fallo è del playmaker ex Reggio Emilia. Comunque qui vediamo la parte finale, ci può stare il contatto di Garris. Comunque come rimbalzista in Milic è veramente incredibile, per senso della posizione, per la forza e la voglia con cui ci va e soprattutto per l'intensità fisica che ci mette. Ed è un giocatore, lo ripetiamo, che supera il 1,95 m davvero di poco, però ha un'esplosività pazzesca che non è stata scalfita dal passare degli anni. Milic ormai è da tantissimi anni nel panorama europeo, ma ha solamente 28 anni. Ancora salta a rimbalzo, ma questa volta Lorbeck ha la posizione migliore, contropiede per la Clima Mio, buona posizione a parte Rodiglia, arriva Mancinelli con il tap-in, cerca di strappare la palla, poi la tocca alle spalle di Blutenthal, Bellinelli con il tiro da tre che non va, ancora Milic in testa Travis Watson, poi si distrae un attimo Marco Milic e Mancinelli gli fa rimbalzare la palla sul piede. Gran giocata di Mancinelli, d'astuzia pura, e poi sono le cose che davvero infiammano il pubblico. Era un possesso in più, qui Milic è stato molto bravo, ha anche alzato il gomito a proteggere, però Mancinelli è arrivato dal suo lato cieco e gliel'ha buttata addosso. Rimessa per la Clima Mio con Nate Green in campo al posto di Keywayne Garris, che in precedenza ha commesso il suo terzo fallo. Mancinelli contro Marco Milic, penetrazione di Mancinelli, panciata di Milic che aveva scivolato bene ma solo nei primi due o tre passi. Terzo fallo anche per lui, e Mancinelli protagonista di questo inizio terzo quarto. Protagonista soprattutto per tutte le cose di intensità, palloni sporchi, aiuto al rimbalzo, conduzione del contropiede, sta facendo tutte le cose diciamo che non si vedono tanto, cioè non tira tanto, non prende tanti tiri, però a rimbalzo in difesa sta marcando molto bene Blutenthal, questo non dimentichiamocelo, per cui sta facendo tutte le cose di utilità per la sua squadra. Così come Bellinelli, che adesso raccoglie un fallo direttamente dalla rimessa da fondo. Non c'è ancora bonus per le due squadre, si riprenderà ancora con la rimessa di Nate Green, blocco di Mancinelli, questa volta Bellinelli va dall'altra parte, si apre invece il capitano Fortitudino che riconsegna a Nate Green, sale per il blocco Travis Watson, si va direttamente da Mancinelli, si incrocia le due lunghi di Yasmin Repeja, poi pallone in angolo per Bellinelli, il suo fit sulla buona difesa di Christian Dreyer, poca spaziatura questa volta nell'attacco della Fortitudino, con Lorbeck che cerca di cavarsela con il suo talento offensivo, va a mangiare sulla testa di David Blutenthal e a segnare il 12° punto della sua partita. Molto, molto, molto aggressivo, molto presente nell'attacco della Fortitudo, vuole la palla, quando la riceve attacca, aveva appena sbagliato due tiri ma non ha avuto problemi. E questa è l'azione di David Blutenthal, che Nunamen dall'angolo tira e molto spesso segna, non questa volta, rimbalzo per Razem, Lorbeck ancora molto presente nella partita, 12 punti, 8 rimbalzi per lo sloveno. Travis Watson non si innesca il gioco alto basso della Clima Mio, anzi c'è il furto da parte di Andres Pelusi che conduce il contropiede, consegna a David Blutenthal per la gran schiacciata, una fiammata di entusiasmo per la Virtus firmata Andres Pelusi. Sì, bravo a scaricare poi per la schiacciata di Blutenthal, ma bravo in difesa, chiaramente Watson si è fatto un po' ingolosire, però sul cambio era finito un giocatore più piccolo, mettergli la palla per terra davanti è un po' pericoloso. Il consueto gioco per premiare l'uscita di Marco Bellinelli, che sceglie il lato di Watson, poi lo premia col passaggio dentro, scarico fuori per Green, ultimi due secondi dell'azione, si alza Green da lontanissimo, buon lavoro di Chris Lang questa volta che raccatta un rimbalzo tutt'altro che semplice, in contropiede dall'altra parte Blutenthal va a segnare il fallo è fischiato contro la difesa, canestro valido per David Blutenthal che è riuscito magistralmente a controllare il corpo. Nate Green era lì, forse un minimo movimento dell'ex avellinese, forse sì, appena appena in ritardo, c'è stato un contatto, forse in questo caso si può anche lasciar proseguire. Comunque questo canestro è nato, abbiamo visto Blutenthal corre molto bene in contropiede, ma dal taglia fuori molto ben fatto a tutti, Pelusi aveva tagliato bene fuori, avevano lasciato molto spazio perché il giocatore della Virtus Lang riuscisse ad andare a prendere il rimbalzo.
e sbaglia il tiro libero David Blutenthal, si lotta per il rimbalzo lungo, la palla sarà della Caffè Maxim, che ogni volta che vede scappar via la Fortitudo ha una reazione davvero entusiasmante, davvero prima della classifica, così come si è presentata la Caffè Maxim a questo derby di Bella in palleggio, poi fuori proprio per Pelussi contro Erasem Lorbek, c'è il piede del giocatore sloveno, quindi nuovamente 24 secondi a disposizione della Caffè Maxim, che sta trovando tante ottime cose da David Blutenthal considerando le sue cattive condizioni fisiche, è già arrivato a quota 15, ma basta solo la sua presenza in campo a infondere sicurezza a tutti gli altri e a condizionare le scelte difensive della Fortitudo. Chiaramente lui non puoi mai perderlo di vista, piuttosto togli dalle rotazioni un po' difensive un po' il tuo giocatore, però lui comunque devi dargli un occhio. E adesso è Fuozzola a commettere fallo, penetrazione questa volta concessa a Fabio Di Bella, e appena vede uno spiraglio per entrare si butta dentro, Watson prova a impadronirsi del pallone, lo fa in maniera fallosa in lunetta Di Bella, che per la prima volta direi nella partita ha potuto esibirsi nella sua specialità, cioè spaccare in due le difese. Sì, in ritardo Watson ha commesso fallo, questa è la sua specialità, io credo che lo sappia Repe, ce l'abbia detto i suoi, di star molto pronti quando la palla Di Bella a ruotare, nel primo tempo ha lavorato bene la difesa della Fortitudo, vediamo in questo secondo. Undicesimo giocatore nella classifica degli assist del campionato italiano, Fabio Di Bella, 3.0 assist smazzati a partita, positivo questo suo inizio di stagione dopo qualche incertezza iniziale per lui che è stato proiettato in questa piazza dopo le ottime stagioni vissute a Biella. Il palleggio di Nate Green sempre contro Di Bella, sale Watson per il blocco, rimasto Chris Lang adesso contro Nate Green, lavora ancora di Pelussi, splendido a raddoppiare lungo la linea di fondo e palla recuperata praticamente da Andres Pelussi, e la Caffè Maxim ha il pallone per arrivare addirittura a meno 6 o a meno 5 nelle mani di English, che va a forzare contro Watson, Watson lo cancella, tiene vivo il pallone, trova incredibilmente il rest, contropiede dall'altra parte, facile appoggio di Sani Becirovic, momento molto delicato della partita, non gestito benissimo da Carl English. No, una forzatura in questo caso, Watson ha le gambe per anche scivolare su quella penetrazione, è stato bravo, poi chiaramente come reattività superiore. E Di Bella si butta ancora dentro e questa volta c'è il fallo di Fabio Di Bella contro Thomas Ress, che prende lo sfondamento ed è il quarto fallo per l'ex biellese. E questa è l'altra faccia della medaglia di Di Bella, grande penetratore, ogni tanto va un po' oltre, lui si sta protestando, rivediamo, Ress era messo bene, ci può stare questo fischio, chiaramente dicevamo la difesa Fortitudo è preparata a questo, lo ha dimostrato anche in questa occasione. Sembrava chiamato un time out, così non è, invece si prosegue a giocare al Land Rover Arena con la Fortitudo che è tornata a più 10, 62-52. Però la Caffè Maxim ha davvero sempre raggiunto, è sempre tornata in partita in maniera impressionante, quando almeno in due o tre occasioni sono stati tutti gli indizi per vedere la partita spezzata in due. Becirovic il gioco a due con Lorbeck, poi si appoggia a Res, Becirovic ancora senza cambiare il lato del campo, porta palla a casa il fallo di Christian Dreyer, questa volta la Fortitudo non ha cambiato il lato del campo, è andata a cacciarsi un po' nel traffico, poi è arrivato però il quarto fallo per Christian Dreyer. Hai detto la cosa giusta, non ha ribaltato la palla, la difesa non si è mossa, poi c'erano Pelussi e Dreyer che si stavano praticamente difendendo in due contro due bene, Becirovic è riuscito a guadagnare quel minimo di spazio sufficiente per chiamare poi l'aiuto, ha scaricato chiaramente Dreyer in ritardo da una spinta molto evidente all'Orbeck. Dreyer lascia il campo, 3 punti per lui, 1 su 6 dal campo e 3 palle perse, se c'è un giocatore numero alla mano che sta sentendo il derby in maniera particolare può essere sicuramente lui, del resto lo stesso Zare Markowski non sapeva dire alla vigilia chi avrebbe accusato di più o di meno la pressione di questa partita, non va il secondo tentativo dalla lunetta e si resta sul più 9, più sul più 11, chiedo scusa per la clima mio, 63-52, in campo anche Rodolfo Rombandoni che si occupa di Carl English, c'è Becirovic su David Blutenthal, rientrato al posto proprio di Dreyer, palla dentro per Leng ma non si entra in quell'area, fanno notevole guardia sia Lorbeck che Ress, adesso in slalom Green, Rombandoni la finta, poi lo scarico per Becirovic che ha spazio per la tripla e la mette Sani Becirovic, rimane indietro la Caffè Maxim, molto bravo Becirovic a segnare questo canestro, ma bravissima tutta la Fortitudo, palla recuperata subito di corsa di là, ottima la penetrazione di Rombaldoni che poi ha scaricato una palla che doveva solo essere tirata e segnata da Becirovic. Si alza English e sbaglia non di poco, molto attento Rodiglia che trova il rimbalzo ma non il canestro, strappa Erasem Lorbeck che fa la voce grossissima in mezzo a quell'area gestendo e facendo le
veci di Dalibor Bagaric, pallone per Rombaldoni che prova a riacquisire inerzia per la penetrazione, strappa ancora l'Orbeck, arriva Rodiglia, gli sporca il pallone l'Orbeck col perno, arriva col gancio, non va, tocca Res, controlla Chris Lang, si lotta sotto il tabellone della Virtus e ne esce vincente la Caffè Maxim con Karlingis che è già dall'altra parte, ma la Fortitudo è rientrata. Pelussi per il taglio di Rodiglia che non riesce a controllare il corpo, e ancora un fallo di sfondamento subito dalla difesa Fortitudo, questa volta però, per Nate Green. Ecco, Nate Green che abbiamo visto anche nel fase prepartita con la sua lavagna, in questa è bravissimo, uno dei migliori giocatori in Italia nel leggere il gioco, ha visto il taglio di Rodiglia, si è fatto trovare al posto giusto, Rodiglia doveva guardare anche la palla per riceverla, non ha visto per tempo il taglio. Qui vediamo invece la tripla di Becirovic dopo la ottima penetrazione di Rombaldoni. Time out obbligato adesso per Marcotti, perché la Fortitudo sta provando a scappare via di nuovo, più 14 con il canestro di Sani Becirovic, che è uno dei tanti giocatori che negli ultimi anni hanno cambiato la propria sponda bolognese nonostante la rivalità cittadina, un fenomeno che si è accentuato con il passare degli anni anche per l'evoluzione anche del mercato e dello sport professionista. Abbiamo visto Frosini, questo è Savic con un canestro che qualcosa è contato per la Virtus, poi Savic sia da giocatore ma soprattutto da dirigente ha fatto cose molto importanti anche per la Fortitudo. Qui abbiamo Marko Jaric, prima di andare nell'NBA, un altro ha cambiato maglia, un altro che ha vinto con una maglia e con l'altra è Mattias Smodic. Poi c'è ovviamente Marco Bellinelli, lo vediamo giovanissimo qui quando doveva diventare il nuovo Antoine Rigaudot prima delle note vicissitudini che lo hanno poi portato a arrivare alla Fortitudo, e poi l'ex più particolare di tutti, Sani Becirovic. Diciamo che i tempi, gli anni 60, quando comunque uno restava fortitudino virtuosino a vita, sono molto lontani. Sì, sono molto lontani, hai detto tu, hai cambiato proprio tutto il contesto generale anche intorno, per cui anche per quanto riguarda questa cosa è cambiato parecchio, però insomma una galleria di nomi niente male. Eh sì, poi molti hanno avuto soddisfazione da una parte e dall'altra, dimostrazione che Basket City è proprio Basket City, lo è tornato adesso in particolare quest'anno con il ritorno del derby, ancora onorato da Erazer Lorbeck, la sua finta e il canestro di Lorbeck, sempre più un rebus per la difesa Caffè Maxim. Comunque Lorbeck quando in serate come queste tira fuori tutto il suo repertorio, un giocatore che spalla canestro, ha veramente tante soluzioni e tutte molto eleganti. 15 punti, 11 rimbalzi per lo sloveno in doppia doppia, intanto il fallo di Sani Becirovic che si allaccia all'avversario cercando di seguirlo dietro i blocchi, arriva il fallo provvidenziale di Becirovic, provvidenziale per la Caffè Maxim, il secondo per il giocatore sloveno, ma in un momento di difficoltà offensiva David Blutenthal può andare in lunetta. Questi sono punti molto importanti per la Virtus che sta facendo adesso fatica, è saltata l'intensità molto la difesa della Virtus, della Fortitudo, la Caffè Maxim sta facendo fatica e questi sono due dei punti che sono ossigeno per la sua squadra. 2 su 2 questa volta per David Blutenthal che arriva comunque a quota 16, partita notevole di Blutenthal, quantomeno dignitosa considerato il fatto che vede il campo da basket per la prima volta da domenica scorsa, quest'oggi 6 su 9 dalla lunetta, il leggero imprecisione dalla linea per un uomo all'83% è sintomo comunque di stanchezza. Rombaldoni invece è molto fresco, molto lucido, ogni volta che mette piede in campo in questa giornata Rombaldoni fa male alla difesa Caffè Maxim. Sì, netta crescita Rombaldoni, all'inizio anno si parlava insomma di una sua possibile cessione, lui ha detto voglio rimanere, conquistarmi il mio spazio, sta avendo ragione lui, minuti importanti per lui anche a Strasburgo in Coppa, non ha avuto paura, si è preso la responsabilità. Più 17 adesso per la Clima Mio che ha costretto ad un'altra palla persa la Virtus, ultimi 40 secondi del terzo quarto, il palleggio di Becirovic che poi scarica per Rombaldoni, ricezione difficile, trova l'equilibrio per prendersi il tiro che non va, le spalle di Becirovic, il rimbalzo di Nacho Rodiglia, contropiede per la Virtus con Blutenthal che ha spazio, si alza da 3 punti, non va, un tiro molto importante, Pelussi con molto vestire raccoglie il rimbalzo, poi rischia di perdere la palla che torna nelle mani di Rodiglia, trovato Blutenthal alla difesa di Lorbeck che cancella la visuale al giocatore ex Maccabi, poi alle spalle di Blutenthal il fallo di Sani Becirovic. Comunque questa Virtus non si arrende mai, è sotto di 17 punti adesso, come hai detto anche tu più volte prima, è rientrata in più di un'occasione in questa partita, per cui grande onore a lei, non sta mollando mai, si è visto in questa azione 3 rimbalzi offensivi consecutivi, adesso 2 tiri liberi per Blutenthal, poi 16 secondi per la Fortitudo per chiudere.
chiudere il terzo quarto. David Blutenthal, che sta facendo la sua partita sotto gli occhi anche di un tifoso Fortitudo Doc come Bazzani, lo vedete qui inquadrato. David Blutenthal, che come detto ha fatto molto male alla Fortitudo a Tel Aviv, 20 punti, 8 su 10 dal campo in quella partita che i tifosi virtusini hanno salutato con grande orgoglio, visto il meno 40, con grande soddisfazione, visto il meno 44 subito dalla Fortitudo, ma ha detto che comunque si trattava pur sempre di una finale di Eurolega che devi raggiungere. E questa partita, anche se non è ancora entrato, c'è un altro protagonista di una finale di Eurolega, quella dell'anno scorso, che si chiama Nestor Komatos, decisivo con il Maccabi, con i suoi 13 punti, 4 su 5 dal campo in 21 minuti nella finale contro il Tau. Komatos al Maccabi ha preso proprio il posto di David Blutenthal, stasera si rincontrano nel derby. Blutenthal specialmente me lo ricordo nella finale di Tel Aviv, giocò, entrò dalla panchina, cominciò a segnare come una macchina, si fece conoscere in Italia specialmente, comunque con due giocatori che, soprattutto Blutenthal chiaramente è il perno offensivo della Virtus. Komatos ancora qualche problema di inserimento quest'anno nella Fortitudo. E lo vediamo infatti in panchina, sicuramente non gode di tantissima popolarità adesso nell'ambiente fortitudino, almeno in questo inizio di stagione. 2 su 2 per David Blutenthal, ultima azione per la Clima Mio, almeno sulla carta, visto che mancano 14 secondi, ma la Caffè Maxima allunga la propria difesa. Becilovic per Rombaldoni, è a tutto campo, aspetta ancora qualche secondo Rombaldoni, trova adesso nei green, sale velocissimo Res per il blocco, ultimi 4 secondi nei green, si butta dentro Becilovic, la sua finta, buona difesa da parte di Pelusi, tiro difficile per di Becilovic, non trova il canestro la Fortitudo e la Caffè Maxime è a meno 15, a 10 minuti dalla fine, ma ancora non battuta, visto come è finito questo terzo quarto. 15 punti e 11 rimbalzi già per Razen Lorbeck, 71 Clima Mio, 56 Caffè Maxime. Nel 50 Bologna l'All-Star Game, si fermerà il campionato ma non si fermerà il grande basket sui nostri schermi. Cominciato il quarto quarto, 71 Clima Mio, 56 Caffè Maxime, ma la Fortitudo non ha ancora messo le mani su questo derby. Prova Watson a dare una bella spallata a Bologna, poi la palla rimbalza un po' di volte sul ferro, che non so dirti che ha fatto canestro in questo caso. Io a occhio direi che secondo me l'ha toccata Lorbeck, comunque una buona azione, se la Fortitudo cerca di selezionare quando può correre, se no la gioca lunga magari anche dentro. English in palleggio, arriva il fischio da parte di Cerebuco, un fallo di Travis Watson che protesta un po', ma in modo molto aggravato. Quarto fallo di Travis Watson, andiamo a bordo campo da Claudia Angiolini. Markowski ha parlato delle difese, ha cercato anche di sistemarle un po', proverà a rimontare con una zona press. Vedremo dunque se pagherà quest'arma di Zare Markowski, sotto di 17 a questo punto della partita, per il buon inizio di quarto quarto della Clima Mio. English resta contro Watson dopo il taglio a ricciolo, buona difesa di TJ di TJ Watson contro English, resta Bellinelli contro Lang. English vuole giocarsela contro Watson, ci sono pochi spazi però per penetrare, non gli danno una grossa mano i compagni in questo caso. Lang in una zona in cui non è pericoloso, però esce dal vicolo con grande esperienza, con grande mestiere, mettendo la palla a terra con la mano sinistra, semigancio di Chris Lang, gran giocata. Bravo a uscire soprattutto dal raddoppio nell'angolo. Qui Desmarinelli sbaglia, però dicevo, English un po' in calo dopo un buon inizio, molto coinvolto, adesso si intestardisce con tanti palleggi. Prima aveva una buona uscita, un tiro dopo l'uscita dal blocco, si è intestardito col palleggio e la difesa si chiude molto bene. Non va il tentativo di Bellinelli, Dryer rischia di combinare un pasticcio contro Razem Lorbeck, che al di là della produzione offensiva ha fatto una partita difensivamente parlando strepitosa. Questa volta non può fare nulla sulla penetrazione di Christian Dryer, ma la Fortitudo è già dall'altra parte con Rombaldoni e Bellinelli che giocano a due. Bellinelli preferisce ragionarsela e giocare anche un pochettino con il cronometro, visto che si era persa l'inerzia del contropiede. Zona adesso per la Caffè Maxime con Green che trova in post-alto Lorbeck, dentro per TJ Watson, tutto molto facile, costretto al fallo Carl English. Buona la lettura, poi comunque se la palla entra così facilmente in lunetta chiaramente la difesa deve adeguarsi, che era sul lato debole, molto libero Watson, bravo bravo Lorbeck a trovarlo. E in lunetta Travis TJ Watson, ancora molto solido anche quest'oggi, 9 punti e 5 rimbalzi per lui, il giocatore che già nello scorso mese di febbraio sembrava poter arrivare alla Fortitudo, interessava già la Fortitudo versione Zoran Savic, e in effetti ci sta facendo vedere il motivo per cui questo giocatore avrebbe potuto già far parte della squadra del patron Seragnoli nello scorso campionato. Segna il secondo tiro libero il giocatore di San Antonio, 24 anni compiuti lo scorso mese di marzo, l'anno scorso
gran campionato con la maglia del Panionios in Grecia. Il palleggio di Christian Dreyer dentro ancora per Chrisley, che si fa trovare, non trova però il canestro, trova il rimbalzo e poi Lorbeck butta fuori il pallone dalla retina. Caffè Maxime che continua a restare attaccata con le unghie alla partita. Sì, bravo soprattutto Lenga a farsi trovare su questi scarichi. Chiaramente, come abbiamo detto, la difesa Fortitudo ha altre priorità, che sono Bluten tra le Inglesi in questo momento, ma anche Dreyer. Lui è molto bravo sugli scarichi a farsi trovare nel posto giusto al momento giusto. La difesa tutto campo ancora del Caffè Maxime mette un po' in difficoltà la Fortitudo, che poi deve affrontare una difesa nuova, cioè la difesa uomo dopo la zona affrontata nell'azione precedente. Markowski sta continuando ad alternare le sue soluzioni difensive. Green fuori, gran palla per Bellinelli che si alza dall'angolo, non va sul tentativo, ma Watson strappa il rimbalzo in testa a David Bluten. Adesso il peso di Travis Watson sta facendo sentire come in questa partita, sta negando possessi importanti alla squadra avversaria. Va ancora rimbalzo Watson, salva Rodiglia ma nelle mani di Green, poi English mette la mano e strappa per Leng, possibilità di contropiede per la Caffè Maxime con Blutenthal che va a fare tutto da solo, porta a casa il fallo, non il canestro, devi Blutenthal in volante. Adesso la Fortitudo sta facendo il classico errore delle squadre avanti, ha rallentato lei il ritmo, cerca di trovare soluzioni dopo l'ultimo, dopo che la palla si è mossa un po'. Quella che l'aveva fatto andare avanti invece era attaccare subito il canestro o in contropiede o in transizione. Adesso cerca di gestire, questo sta rallentando troppo il suo ritmo e permettendo invece alla Virtus di correre dall'altra parte. Sbaglia ancora David Blutenthal dalla linea del tiro libero, ha tirato tanto, 8 su 12 finora dal campo, arrivava da una serie di 4 partite nelle quali aveva tirato i liberi, aveva segnato 9 liberi nei 10 tentati, in una sola partita ne ha già realizzati 13, a dimostrazione che ha messo tutto quanto aveva in corpo per questa partita. Watson questa volta esagera sul buon lavoro difensivo di Chris Leng e adesso è ancora la Caffè Maxime ad avere la possibilità di tornare a uno svantaggio inferiore ai 10 punti, 74 a 63, 7 minuti da giocare nel derby di Bologna. Palla dentro per Blutenthal che porta a casa un altro fallo, quello di Rodolfo Rombaldoni. Io credo che nelle vicinanze, in prossimità, ci sia un time out di Jasmir Repes. È probabile. Comunque adesso c'era Rombaldoni in difesa praticamente faccia a faccia su Blutenthal. La Virtus ha attaccato con molta calma, ha tirato la palla, con un lob è riuscito a farla arrivare a lui. Rombaldoni ha commesso questo fallo per non farlo ricevere. Non andrà in lunetta questa volta Blutenthal, che ha appena subito l'ottavo fallo della sua partita. Il pallone è per English, inseguito da Bellinelli, ancora Blutenthal questa volta, come diceva Davide, contro Rodolfo Rombaldoni. English mette a sedere Marco Bellinelli con la gran finta, torna a segnare English, meno 9 Caffè Maxime. È partita completamente riaperta, questo Presen sta mettendo un po' in difficoltà soprattutto perché la Fortitudo non riesce a trovare più il ritmo che l'aveva portata avanti. La palla è per Bellinelli che pensa per un attimo al tiro da tre e poi preferisce giocarsela perché questa palla comincia un po' a pesare. La Fortitudo non trova il canestro da qualche minuto. Garris ancora per Bellinelli, ancora Key Wayne Garris, il movimento sotto è di Lorbeck. Garris si palleggia sul piede, palla recuperata da English che prova per un attimo a partire in contropiede, poi viene rallentato, trova solo adesso Nacho Rodiglia che se la gioca contro la difesa schierata della Climamio. Si alza Dreyer senza coscienza, Christian Dreyer, tripla per lui e la Caffè Maxime è ancora lì a meno 6 con il canestro forse di quello che è stato finora uno dei peggiori in campo. Eh sì, molta calma, molta fiducia nei propri mezzi per quanto riguarda la Caffè Maxime. Ha aspettato, adesso la Fortitudo mi ha detto ha rallentato un po' i suoi ritmi, ha sporcato le sue percentuali e soprattutto ha perso qualche pallone di troppo e la Virtus adesso che va in transizione prende tiri come questo che le hanno permesso di rientrare a meno 6 a 6 minuti e 13 dalla fine. Questo il canestro di Christian Dreyer, l'ex giocatore del Barcellona, 8 punti per lui, 3 su 8 dal campo a 4 falli. Questa è l'esultanza di Christian Dreyer e la faccia di uno che un po' tardi ma forse ancora in tempo si è scrollato di dosso la pressione del derby. Eh sì, ma comunque sono giocatori che non sono stati condizionati fino adesso particolarmente dagli errori, parlo di lui, anche English aveva fatto una fase centrale della partita al tiro specialmente come selezione, come percentuale non buonissima, però non ha problemi, è una squadra comunque compatta, una squadra che vuole venire qui a provare a vincerla, adesso ha 6 minuti e 6 punti da recuperare. E adesso chissà se sulle spalle di Jasmir Repes e dei suoi ragazzi tornerà tutta quella pressione di cui si parlava. Non dimentichiamoci che se c'è una squadra che deve vincere questo derby è proprio la Fortitudo, perché è favorita dal fatto di essere campione d'Italia e dal fatto che la Virtus è una neopromossa ed è appena arrivata. E in questa partita è la Caffè Maxime che non ha niente da perdere. Arrivare nella finale con la Caffè Maxime molto vicina potrebbe essere un pericolo per la Climamio. Ancora la difesa allungata della squadra di Zare Markowski, il palleggio è per Mancinelli, poi fuori
fuori per Garris, si dispone a zona 2-3 adesso dopo la difesa a tutto campo, la Caffè Maxima, Mancinelli, il pallone per Orbeck, taglio di Bellinelli, non può trovare il canestro, ultimo secondo dei 24, anzi oltre il 24esimo secondo, palla persa dalla Clima Mio, andiamo a sentire Claudio Angiolini. Sì, Repesce, al di là di tutti gli accorgimenti tecnici che ha dato in attacco, in difesa, ha capito che i suoi stanno sentendo la pressione, ha detto non abbiate paura, prendetevi dei tiri quando siete liberi. E vedremo se saranno in grado di farlo, adesso l'inerzia è tutta nelle mani della Virtus con Leng che va a rimbalzo in precedenza, il fallo su Christian Dreyer, ancora Dreyer a guidare la Virtus in questa fase finale della partita, primo fallo per Stefano Mancinelli, Repeja rimette in campo Vecinovic e soprattutto Travis Watson, uno che credo la pressione del derby non la senta granché. No, poi fra l'altro ha provato un paio di azioni, adesso con Mancinelli numero 4, rialza di nuovo il quintetto Repeja, molto bravo Dreyer qui a leggere la situazione, ovviamente il suo marcatore l'ha seguito, lui ha fatto un ricciolo, ha costretto al fallo la difesa Fortitudo. Segna la lunetta Christian Dreyer per lui, 4 giornate fa, una partita fantastica contro Cantù, 29 punti e 5 su 7 da 3, nelle successive 3 partite 19 punti totali e 0 su 5 da 3, delle incertezze manifestate anche in questa partita, ma quello degli ultimi minuti è invece il Dreyer versione partita contro la Vertical Vision di Cantù, perché ancora lui a segnare ed è tutto suo il parziale che ha riportato a meno 4 la Caffè Maxime, anche ancora allunga la propria difesa, l'Orbeck molto prezioso per far passare la metà campo ai propri compagni, Vecinovic in palleggio, ancora la zona per Markowski con l'Orbeck che si prende un tiro importante, Erazem, l'Orbeck con la tripla che scrolla di dosso un po' di peso dalle spalle della Clima Mio, time out Markowski. Eh beh sì, la scimmia gliela toglie un po' dalla spalla, fra l'altro di nuovo quello il problema adesso offensivo della Fortitudo è che giocano tutti troppo fermi, questa zona si è allungata che anche quando è schierata a metà campo sta mettendo in difficoltà la Fortitudo che più che muovere, aggredire, guarda un po' la difesa, questo ha fatto diminuire la percentuale, proprio la pericolosità offensiva della squadra di Repesce. È ancora preoccupato però Seragnoli, lo vediamo, del resto la Fortitudo ha fatto fatica a attaccare questa zona che subito può portare grande pressione vicino al canestro, dopo il canestro segnato. La Clima Mio la attacca servendosi anche dei lunghi, vedete come siano tutti pronti ad andare a pressare il palleggiatore per impedirgli di trovare un facile passaggio vicino, allora se la cavano trovando il lungo, in questo caso Erazem Lorner che funge da appoggio e poi la... A seconda delle situazioni la Caffè Maxime si dispone o a uomo o a zona, in questo caso va alla zona e l'Orbeck ancora una volta molto prezioso a trovare il posto giusto per andare a punire la zona voluta da Markowski, il canestro più pesante della partita è arrivato dal giocatore finora migliore in campo. E qui Collina vediamo perplesso dall'andamento degli ultimi minuti. Sì, il problema secondo me è tutto lì, l'atteggiamento diverso da Fortitudo, quando ha cominciato a provare a controllare il ritmo, a giocarlo un po' più lunga, ha perso in aggressività, è tipico di una squadra anche giovane, per cui questo secondo me deve cambiare dalla sua parte. Dall'altra parte una Virtus invece che non molla mai in partita fino in fondo, credo che voglia ovviamente arrivare punto a punto alla fine dove la pressione sarà ancora di più tutta sulle spalle Fortitudo. E adesso il leader in campo è Christian Dreyer che si prende un altro tiro, poi Blutenthal scippa del pallone la Clima Mio e Di Bella può ricominciare, due playmaker in campo per Markowski, Di Bella e Rodiglia, poi Leng, Dreyer e Blutenthal che sta facendo il possibile per ricevere più vicino a canestro che si può contro Vecinovic, tiro difficile per Blutenthal, buona difesa di Sani Vecinovic in una situazione in cui ha solo da perdere sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista tecnico, non va il tentativo di David Blutenthal, 4 minuti 35 secondi più 7 per la Clima Mio, palla dentro per l'Orbeck, telefonata, Rodiglia la legge bene, può correre la Caffè Maxime con Rondiglia che appoggia al vetro, la schiacciata di Chris Leng, Caffè Maxime a meno 5. Sì, di nuovo lenta la Fortitudo, c'era un mismatch abbastanza chiaro, Garris non aveva linea di passaggio, attenzione, altra palla recuperata. E adesso la Clima Mio sta vedendo tantissimi fantasmi in campo, meno 5 per la Caffè Maxime che continua ad andare con molta facilità a recuperare palloni dalle mani dei palleggiatori avversari, Blutenthal un tiro impossibile, David Blutenthal, Caffè Maxime a meno 3, canestro di puro talento per David Blutenthal che ha sfruttato sì la maggior altezza rispetto a chi Wayne Garris
fa un tiro così, poi lo devi anche segnare. Sì, lui è molto bravo, soprattutto in questi tiri, buttandosi indietro riesce a trovare la coordinazione, poi la mano dolcissima fa il resto. Meno 3 per la Virtus, addirittura un solo possesso di distanza, Garris da 3 importante, Kiwan Garris a segno, torna più 6 la prima mio, splendido questo derby. Nella finale Nate Green era già pronto a prendere il posto di Garris, torna in panchina Nate Green, resta in campo Garris che deve aver messo uno dei canestri più importanti della serata, ancora Blutenthal, ancora il giro e tiro e ancora il canestro, ancora più difficile se possibile del precedente. Questo è un volume di probabilità ed anche proprio da dietro il tabellone, ho dovuto staccare prima la mano sinistra e concluderla con la destra. E ancora una palla persa dalla Clima Mio, ancora una palla persa dalla Clima Mio con Dreyer che attacca Lorbeck, gran scivolamento di Razem Lorbeck che sconsiglia la Dreyer dalla penetrazione. Vecinovic ha cercato di sporcare il possesso di Blutenthal che ancora si mette spalle a canestro, pronto l'aiuto Watson, li chiude la linea di fondo, fuori per Dreyer, ha una mano per Rodiglia, sta scadendo i 24 secondi, tiro corto di Rodiglia, rimbalzo di Travis Watson, giocata difensiva di Travis Watson che può significare la partita per voi, per la Clima Mio. Sì, poi comunque una palla non bellissima di Dreyer, per trovare un po' di tensione adesso di Bella Watson, dicevo palla non bellissima per Rodiglia che ha dovuto prima controllarla, questo gli ha fatto perdere il tempo per tirare. Subito sedata la tensione in campo, quarto fallo intanto per Nacho Rodiglia, evidentemente adesso la stanchezza e tutta la pressione di cui abbiamo ampiamente parlato si sta facendo sentire. Rimessa per la Clima Mio, 2 minuti e 40 secondi, però comunque andrà a finire, la Caffè Maxima ha dimostrato di essere una squadra dalle mille vite perché sembrava destinata a essere distrutta almeno 4-5 volte in questa partita, invece siamo ancora qua a parlare di una partita in quasi totale equilibrio. Adesso Travis Watson prova a rovinare tra virgolette questo equilibrio costringendo Markowski al time out. Però in questa circostanza molto bravo Vecinovic, finalmente di nuovo ad attaccare, non è uscito sul blocco del gioco a due per ribaltare lato, per passare il tempo, ma per attaccare, ha chiamato l'aiuto, ha trovato un ottimo scarico per Watson. E andiamo a vedere con l'aiuto della nostra lavagna quella che rischia di essere la giocata chiave della partita. Seguite Travis Watson in mezzo all'area con la maglia numero 13, la palla finisce nelle mani di Blutenthal, seguito da Vecinovic. Blutenthal ha segnato 4 punti consecutivi, non da quella posizione ma sempre dal mezzo angolo dall'altra parte del campo. Watson è pronto, sa già dove vuole andare Blutenthal sfruttando i maggiori chili su Sani Vecinovic. Nel momento in cui Blutenthal gira le spalle al canestro, vedete, è già pronto a partire, in questo momento va a chiudere la possibilità del giro e tiro a David Blutenthal. Blutenthal è costretto a riaprire e l'arma principale mostrata dalla Caffè Maxime nel corso di questi ultimi minuti è stata disinnescata. Sì, è stato molto bravo, chiaramente Vecinovic fra l'altro gli ha detto forse il peggior difensore della Fortitudo, però quello che forse stasera ha marcato meglio Blutenthal. Sicuramente, andiamo a sentire Claudio Angiolini da bordo campo. E a proposito di Blutenthal, se giocherà 3 lo marcherà Bellinelli, se giocherà 4 lo marcherà Lorbeck. Vedremo quello che succederà nel corso di questi ultimi 2 minuti, 25 secondi, più 6 per la Clima Mio, ma la palla in mano c'è la Caffè Maxima con Di Bella che prova la scorribanda, poi fuori per Blutenthal, da casa sua, a segno David Blutenthal, fantastico secondo tempo dell'ex giocatore della Benetton. Meno 3 per la Caffè Maxim, fantastiche giocate da parte di David Blutenthal, giocatore assolutamente immarcabile quando è in queste condizioni. Garris con la palla tra le mani, 2 minuti che stanno per cominciare, gli ultimi 2 del derby. Watson fuori per Vecinovic, il blocco di Travis Watson per Vecinovic, fuori per Lorbeck che si alza da 3 punti a segno e Razem Lorbeck risponde a David Blutenthal. Che partita questo ragazzo, con che sicurezza. Forse l'unica cosa è che quando lui deve cominciare bene una partita per essere così decisivo, stasera l'ha cominciata bene. Ragazzi, che partita! E Di Bella è sfortunato, pallone che entra ed esce, poi Vecinovic a tutto campo. C'è il fallo di Christian Dreyer, il pubblico lo vorrebbe antisportivo, secondo me bene gli arbitri questa volta fanno a non definirlo tale. Il fallo è per Fabio Di Bella, 5° fallo per lui, sicuramente avrebbe sognato un derby diverso, anche molto sfortunato Di Bella perché l'ultima penetrazione la palla era ormai praticamente dentro. Sì, è stato sfortunato, poi soprattutto chiaramente condizionato dai falli, questo alla lunga la pagata è molto. Rodiglia va vicino alla palla recuperata, però perde Garris che si alza da 3 punti, raffica di triple da una parte e dall'altra, ne sta segnando di più
più adesso la clima mio, che avete visto, ha riacquisito coraggio con Bellinelli che è andato quasi a strappare il pallone a David Blutenthal. 88 a 79, ancora Blutenthal prova a rispondere, tiro corto, rimbalzo di Travis Watson, 1 minuto e 18 secondi più o meno come ad Avellino. La clima mio con le triple sta rimettendo a posto le cose, perso questa volta era Zellorben che poi va a scontrarsi con Travis Watson che ha un brutto taglio vicino all'occhio, si ferma Watson e il gioco viene fermato perché Watson ha preso davvero un brutto colpo in testa, perde sangue proprio vicino alla nostra postazione. È stato un contatto totalmente fortuito, addirittura forse credo con Erazem Lorbeck. 1 minuto 7 secondi da giocare, allora una brutta botta presa da Watson che poi è il classico giocatore che se si ferma è proprio perché non ne può fare a meno. Abbiamo rivisto per il contatto fortuito con Lorbeck. Sì, contatto con Lorbeck, fortunato perché si è proprio tagliato al lato dell'occhio, un taglio che sta sanguinando molto, credo niente di particolarmente grave, secondo me è solo un taglio però esce molto sangue. E comunque ovviamente il pubblico qui non ci può sentire, ma va sottolineato, l'abbiamo rivisto del resto chiaramente, che il contatto è stato fortuito e con un compagno di squadra, c'è da parlare di gomitate. Eccolo qua, lo vedete, Lorbeck e Watson a contatto e poi il taglio che subisce Travis Watson, il grande protagonista di questa partita. Adesso tutti qua a vedere quello che è successo, come sta Watson. Credo che siano tutti molto preoccupati perché se un duro come Watson resta a terra e costringe tutti a fermare il gioco deve essersi fatto male veramente. Sì, comunque c'è veramente molto sangue, onestamente si spera che sia solo un taglio, non magari qualcosa di più, credo che possa essere solo quello, però tutti qua davanti, tra l'altro partita di grandissima intensità, di grandissima presenza, 12 punti, 9 rimbalzi di cui 7 difensive, 3 palle subiti, 5 palle perse ma 3 recuperate, 3 assist anche per lui, 2 stoppate, una partita veramente di grande grande sostanza per lui. E del resto Watson è arrivato qui con delle discrete referenze, anche se non ha mai giocato ad altissimo livello come sta succedendo quest'anno in squadre di altissimo livello. Nelle ultime 4 stagioni è sempre stato il miglior rimbalzista del campionato in cui ha giocato, nella ACC, nella conference in cui giocava all'università nella stagione 2002-2003 e poi in Grecia nella stagione 2004-2005 con la maglia del Panionios. Tra l'altro la prima stagione aveva in squadra un certo Ruben Dallas, un altro che qui a Bologna di Sponda Fortitudo lo ricordano più piuttosto bene. Ancora una volta vi riproponiamo il contatto proprio testa contro testa tra i due compagni di squadra. Adesso si può riprendere a giocare con la clima mio a più 11 che rimanda in campo Nate Green, 1 minuto e 7 secondi, con questa Caffè Maxime che abbiamo visto questa sera, mai dire nulla, 1 minuto e 7 secondi, vanno giocati tutti. Sì, possono essere molto lunghi, adesso Nepisa continua a cambiare i suoi uomini, ancora un po' più di difesa per lui, però devo dire bellissimo, bellissimo derby, bella partita. Bellissimo derby, onorato fino alla fine da entrambe le squadre che hanno dato il 100% e se possibile qualcosa di più per portare a casa questa partita. Adesso va in lunetta Nacho Rodiglia che è riuscito nella sua missione, mentre vediamo il dottor Quadrelli che accompagna Travis Watson in spogliatoio. Fortunatamente sembra che si possa parlare di un taglio, seppur doloroso e profondo, comunque pur sempre di un taglio per il giocatore della Fortitudo. Anzi no, chiedo scusa perché Watson ha dovuto sedersi, ho parlato troppo presto purtroppo. Vedete che Travis Watson deve fermarsi, credo dei giramenti di testa per lui, poi cercheremo di darvi informazioni più approfondite in seguito. 2 su 2 per Nacho Rodiglia che è riuscito nella missione di portare a casa punti senza far passare secondi, cioè andando a prendersi 2 tiri liberi. Tra l'altro la Caffè Maxime non ha ancora esaurito il proprio bonus e ha solo 3 falli commessi in questo quarto e quindi dovrà probabilmente, se vorrà giocare anche con i falli, spenderli per poter mandare in lunetta gli avversari. Garris in palleggio, pick and roll con Lorbeck e poi la palla è in alto per Mancinelli che si prende il tiro da 3 punti e questo potrebbe essere davvero il tiro che chiude la partita con la firma del neo capitano fortitudino, anche perché Bellinelli va a rubare la palla, poi riesce a tenerla viva, la tocca però con il piede, finito a terra Bellinelli, però questo derby rischia di chiudersi con la firma dei due italiani gioiello della Fortitudo, mentre vediamo che Travis Watson è ancora a terra, seguito comunque dal dottore della Fortitudo. Mancinelli e Bellinelli mettono la parola fine su questo 96esimo derby di Bologna. Beh, sì, mettono la parola fine, ottima, ottima partita, bella prestazione, se si spera ovviamente che Watson non si sia fatto niente di particolare, evidentemente la botta alla testa è stata molto forte, si spera sia solo quello il taglio e non magari una frattura o qualcosa del genere.
semigancio di Mancinelli, non va, lotta a rodiglia, adesso la Café Maxim cerca un po' di ridurre lo svantaggio e se lo meriterebbe per la strepitosa reazione, anzi per le strepitose reazioni che ha saputo mettere in mostra ogni volta che la Fortitudo ha provato ad andare via. Non va l'ultimo tiro di David Blutenthal e il derby numero 96 lo porta a casa la Clima Mio, 93 a 81 il punteggio finale. Però se ci aspettavamo un derby d'alta classifica, un derby tra due grandi squadre d'alta classifica, abbiamo avuto sì, bella partita combattuta fino in fondo. Un paio di volte la Virtus ha rischiato di perdere contatto con la Fortitudo, è stato brava a rientrare, ha cambiato le sue carte, ha avuto buone cose dai suoi giocatori. Un Blutenthal all'inizio abbastanza lento, poi nel secondo tempo è stato quello che conoscevamo, grandissimo Chris Lang nella sua presenza, English è sbloccato, una presenza anche lui. Dall'altra parte una Fortitudo che ha ruotato molto gli uomini, ha avuto tanto da tutti i suoi giocatori, direi menzione speciale per Watson che ha giocato veramente alla stragrande, Garris che ha segnato due triple importantissime. Non bastano i 20